Ciao Silvia, ciao dietro, come va? C'è un po' di musica. Funziona più adatta al just parling. Oggi abbiamo un'altra live serale. Forse un po' altino, devo sempre regolare. E se ogni tanto le free copyright danno delle belle basi. Ogni tanto alterniamo tra quelle e tutte le canzoni che abbiamo di... come si chiama? Di Suno. Per non tenere sempre le stesse. Il gioco che abbiamo... che dobbiamo fare oggi è strano. Perché è un gioco horror, perché dovrebbe essere horror, ma i protagonisti sembrano palesemente delle uova. Anzi, molto probabilmente sono uova. Non l'ho neanche mai avviato, quindi speriamo... speriamo bene. Forse era meglio farlo. Anche perché sto controllando... ok, è uscito. Stavo controllando un attimo che stamattina ancora non era uscito. Però alla fine ci hanno abbuffato di chiavi. Cioè, a ogni persona ne hanno date tre. Ogni persona che ne richiedeva ne davano tre, quindi ho fatto vabbè. E mi sembra anche eccessivo. Mamma mia. Il ventilatorino mi sa che ancora me l'accendo quando c'ho la... la porta chiusa. C'è poco da fare. E per quanto faccia fresco, però appena chiudo la porta letteralmente l'aria si ferma proprio. E finché non si abbassa la temperatura e l'umidità soprattutto, ci penso proprio a tenere tutto spento. Diciamo il ventilatore grande, quello lo lasciamo fermo perché sennò sarebbe anche esagerato. Sta tutto a posto. Raga, un po' bassino. Ho scoperto oggi che in realtà me lo sono ricordato perché ho aperto Steam e mi è apparso in mente che adesso Baldur's Gate ha le mod incorporate. C'è il menu interno per le mod. Infatti l'avevo avviato nel pomeriggio, mi sono ricordato proprio adesso. È un'ottima cosa. Probabilmente si potranno startare tutti i tipi di partite co-op con le mod, ma soprattutto si possono togliere facilmente. E il problema di mod da Baldur's Gate quando si usava Nexus era che poi eliminarla era un casino, perché alcuni erano proprio file da inserire, magari non ti ricordavi il nome e andava tutto sprecato. Invece poi molto più semplice. Lo vorrei rifare e più che altro per riuscire uno a perché ho visto un paio di mod, una sicuramente quella che mi fa superare il livello, così almeno vedere un po', cioè continuare a livellare anche quando si finisce, cioè quando, letteralmente io al terzo mondo ero quasi al capo finale. Io cosa? Salve Veronica! Buonasera! Come va? Come andate il lavoro? Giocare a Baldur's Gate? Ma l'abbiamo iniziata la campagna, poi hai smesso. Ne ho avviata manca una oggi pomeriggio. È messa a vestire la gente su Roblox. Sono stato in ferie con te. È anche vero. È iniziata il Friuli e non si lavora. Solo casino. Ah, quindi ora è il momento in cui ti trovi vomito e birra fuori dal locale. Fuori dal negozio.
abbastanza bene, dai. Poi oggi, ultimo giorno di lavina. No, ragazzi, non. Non per qualcosa, ma tra. Dopo ho una coppa, quattro persone, quindi. Mi avevano bussato in live, ma. Prossimo venerdì esce live, esatto. Ogni due. Qualsiasi modello era esaurito. Vabbè, ci sta. Sto perdendo pacchetti. Io spero non sia stata quella collaborazione da merda. Ma sta a scaricare qualcosa, no? C'è qualche launcher nascosto aperto, non mi sembra. No, Babbo Natale, ma che sei di? Non so neanche a che punto. Ma scusa, ma è ripetuto normale? Che dal nulla avevo perso tutti i pacchetti, avevo OBS rosso. Non perde perché. Ah, Babbo Natale ha perso pacchetti. Porca di quella miseria. Troppo avanti, stai. Troppo avanti. Salve, tipo misile. Comunque, buonasera. Ok, sembra tutto a posto, no? Spero di sì. Non mi ricordo neanche che stavo a dire perché. Figurati. Le racchiappiamo subito, subito. Andiamo bene. Il mio lunga pipo non arriva più se lo perdi. E guarda, lo sto testando. Se funziona, svolta, ne regalo uno a tutti, a prescindere. Lunga vivo con comoda rivista da leggere nel mentre che lavora, credo, non lo so. Tutto a posto, stanchissimo e sdraiato con iPad. Quindi scriverò malissimo e lentissimo, ma va bene, è uguale, tanto io leggo malissimo, però velocissimo. Quindi compenso. Sicuramente compenso. Ieri ho iniziato a guardare The Bear finalmente. Volevo farlo 4 mesi fa. Poi per una cosa e l'altra non l'abbiamo fatta. E ormai ho capito che tutte le serie sono così. Cioè ormai l'incipit lo sai dalla descrizione della serie. E poi quando la guardi ti dicono mezza cosa, ti dicono 100.000 cose secondarie, ma effettivamente della trama tu sai quello che ti ha detto nella descrizione e poi quello che saprai dopo 8 puntate, credo. Cioè, proprio letteralmente non è più come prima, no? Cioè, uno pensa a Walking Dead, ma siete Walking Dead che Breaking Bad, cioè, letteralmente è lì. Era tutto i primi 8 secondi. Della prima puntata bastava per capire. E poi tutto quello era lo svolgimento. Qua no. Qua ogni cosa c'ha un mistero. Però vabbè, dai, Ma mi è comunque piaciuta. E devo essere sincero, credo che 30 minuti.
sia l'orario, cioè sia il minutaggio perfetto. Cioè veramente la vedi che uno dice che cazzo, la vedi mezzo tra 20 e 40, esatto. Se la vedi mezzo tra 20 e 40 è la cosa migliore. Perché tutte le puntate che abbiamo visto volavano proprio. Non ho fatto neanche... cioè, neanche concentrato. Cioè, un secondo, pum, finito. Borelma, salve! Tutto bene, tutto bene. Lei come sta? Mi dice, devo vedere l'ultima stagione delle prime due, mi sono piaciute molto. Sì, in realtà anche a me è piaciuta, ma è veramente ho visto 3 o 4 puntate ieri. Io me le stavo guardando su Discord, che ricordo sempre il nostro Discord, il nostro coso, se volete. E è stato incredibile, però come ti ho detto, parti dal centro e poi si ramifica tutto. La musica del nightclub famosa e rilassante, vedi, trovo solo lo fai che vi piacciono. Quella di, anche quella di ieri ha riscosso successo. L'avrebbe mai detto. Però sì, la lo fai serve... ve ne just parling, tanto siamo tutti nel chill, nel coso, finché non arriva uno che scrive le puttanate, però là. Quella vediamo. Mi sto riprendendo molto lentamente, ma che palle però, ma... cioè, è così che deve andare o... cioè, sfiga tu. Dai. Torniamo a avere la bocca come un tempo. Salve Gian Giaggio! Pensate un po'. L'uomo che fa finta di studiare. Come stai? Ti sei svegliato presto stamattina? Hai fatto le ore piccole piccole però di mattina. Che non so cosa voglia dire. Entrambe. Ma guarda, sono anch'io, ti faccio compagnia sotto quelle stelle, guarda. La nostra costellazione brilla prepotentemente. Forza di fare i film di qualche colpo di studio... colpo di studio davvero, e anche. Perché a fuori di sfogliare magari il cervello da solo legge delle parole e poi pa, immagazzina tutto. Ma è una super tecnica secondo me. Che se ti applichi il cervello va in remissione, va allo scontro con lo studio. Lui invece non, lui sfoglia così a caso, il cervello immagazzina qualche parola, poi a un certo punto fa. Per osmosi. Lui passa le mani così sul libro, le porta qua al cervello e fa ok, ho preso, gira faccia. Così, è così che prende tutti i suoi 30, però, eh. Una collezione incredibile. Ho visto i video dei tizi che fanno una lettura veloce. Corrono le pagine e leggono velocissimo. Vabbè, quella... bisogna capire che se poi hanno capito qualcosa, però. Svolta pagina. Poi ti resta in testa il nulla. Non credo. Però poi dici, come ho letto veloce, ne hai capito un cazzo, non hai. Non è che una volta che hai letto è finita. Un po' di interrogo. Ah, allora niente, torno a studiare. Anche Fra legge velocissimo a volte. Sì, è vero. Dovrei leggere molto più lentamente. Ma anche per quello che poi mi impappino con le parole. E vado 8 volte
già normale. E sbaglia quando legge velocissimo. Anche. Proprio quello il congetto. Dobbiamo muoverci. Poi vabbè, in realtà noi abbiamo la coppa tra un po', quindi il tempo ce l'abbiamo. Non esiste la lettura veloce, sono le parole ad essere... Ma le parole sono proprio ferme. A parte in chat, l'unico momento in cui si muovono sono in chat, che mi scorrono. Alcune volte mi sfuggono, alcune volte sto leggendo e quando passa il messaggio sotto perdo la riga. È come il gancio, si sgancia e poi mi aggancio a quello sotto. Oggi cuoppo vetto Kinder Horror, assolutamente sì. Ho messo la foto su Telegram. Dai, sono palesemente ovetti. Poi ve lo faccio vedere anche tra un po', magari faccio della schermata, giusto per capire. Però sono ovetti. Non so cosa fanno, non so niente. Un gioco nuovo, bravissimo. Col bellissimo Harry, proprio lui, il re di Francia. Però, vedi? Bisogna fare così, bisogna buttarne mille in mare e poi esce, gli arriva la perla. E l'umidissimo Lino, proprio lui, il re di Francia. Big Brain mi sembra esagerato. È talmente distorto che entra e viene macinato tutto. Speriamo non si faccia la frittata. Vabbè, mai on fire. Facciamo la gara, facciamo. Che partita, Tour de France delle freddure. La musica mi culla nel sonno. Hai 8 anni. Già sei 4 anni. Da 8 già tra. Più big culo. Non so, è una richiesta, però non ho capito. Non so come sta messo a culo Giangigio, sinceramente. Giangigio, gli fai gli squat? Ce l'hai il culo allenato? Bisogna sapere. Sì, lo so Veronica, era solo per prendere in giro Giangigio. Stavo scherzando. Come no, tutti i giorni. E vedi. Ormai non c'è manco più la sedia. C'è le chiappe talmente grandi che si siede così. Si butta indietro e si siede. Dove non li fa lui? E fa. Cioè, affitta gli squat di un altro. Oggi ho una serie da 12, vai. Se no poi fa. Com'era? Come si chiama? Non mi ricordo la Lamborghini che in realtà ha dominato. Ad ogni parte del corpo credo si sia messo un pezzo di silicone. 4 serie da 10 a cedimento. Nel senso che però se cedi ogni secondo non vale. Ma vai tranquillo Bora, devi essere libero di esprimerti. Ti fanno piacere, falli pure. Proprio lei.
Medaglia Giangigio. A dove viene sta semotto? È un Neptune? Lei continua a dire che non sono finti i suoi addominali. Ah, sì, lo so, continua a dirlo. Il discorso è che da un giorno all'altro si è trovata con quegli addominali. Quello è fatto strano, sono quelli. Salve, X, buon... Una sera. Sarà di buon pomeriggio, ma no, è sera. Buonasera, come va? Tutti i soldi che ha. Sì, esatto. No, ma chi le dice niente? Che dice? Ma in realtà se uno vuole l'aspetto fisico ed è magro, se, cioè ci sono anche uomini che usano silicone sul pettorale, sulle chiappe, cioè anche sulle spalle, mi sa. E anche loro sugli addominali. Mi sa che non ho digerito il pranzo. Oh maronne, e che pranzo era? A pure io se fossi ricca mi farei da essere. Ma non guardate sti cosi, gli standard, sta roba qua. E poi ti rifai per assomigliare a un'altra persona. Posso capire se uno dice, ho il naso a L che fa così, dice magari mi dà fastidio. Pure magari io non ce l'ho neanche con chi si rifà il seno. Se si vuole vedere con un seno più grande, assolutamente. Ma anche gli addominali, cioè lei si può, uno si può rifare quello che vuole. L'importante è che il senso che poi vuoi raggiungere un'immagine, no? Che non sei più tu. Dal collo in giù. La faccia non me la rifarei. Io uso il cibo per gonfiarmi. Ma poi ti sgonfi. Pizzettine rosa. La colpa all'acqua troppo fredda. Ma sai che io, periodo in cui bevo acqua troppo fredda e veloce, mi struppiava. Però donne e uomini che si rifanno, a cui piace il gelato, utilizzano i siliconi. Proprio quello, credo. Per farsi il seno, capito? A punta. Se vogliono un seno a punta, usano quello. Se no, per il resto, usano quello normale. Avrei potuto rispondere, ma non abbiamo abbastanza confidenza. Se gioco così, secondo me è fatto peggio. Secondo me è meglio rispondere. Meglio rispondere e evitare. Strano così. Perché sennò uno si immagina del peggio del peggio. Piuttosto dici. E potrei fare le stesse, far sparire le smagliature. Sì, ma il discorso anche del rifarsi. Allora, ci sta come aiuto, assolutamente. Però alla fine sono sempre cose, cioè le operazioni, tutto, meno che proprio, ecco, non ti schiaffi del silicone in petto. O sui fianchi, cioè sugli addominali, cioè alla fine il resto è molto tuo. Cioè, per dire, un conto è farsi un'operazione per dire non mi metto più gli occhiali. In conto è farsi un'operazione per avere gli occhi azzurri. Ecco, sono due cose molto differenti, secondo me. No, quello sì, poi ti fai un macello di ritocchi, diventi un casino. Ma non c'era la storia che c'era quello che è diventato il Ken umano e poi dopo è diventato la Barbie umana perché si è rifatto tutto diventare donna. E non ricordo male, non era così. Mi sa che a un certo punto ha cambiato. Allora,
giorno fa ho sentito una donna in America che si è improvvisata medica, ha fatto interventi estetici delle clienti. Sì, ma sai quanti estetiste fanno il botox alla gente? Cioè, fanno un macello di roba. Oppure quanti persone si... Beh, c'era quello che credo non avesse neanche il diploma, che ha operato per anni, che è andato in giro per tutta Italia. Aveva loro uno soldi da spendere, oltre a questo che abbia problemi psicologici alla base. Beh, diciamo, vogliono soldi per rifarsi letteralmente Ken e poi rifarsi Barbie, cioè. Ma tanti. Però non capisco proprio... Non capisco perché c'è uno che poi gli fa queste operazioni. Cioè, a un certo punto, no? Dove ne hai fatte 15? Ma non ti viene il dubbio di ma vai da uno psicologo, cioè. Come dovrebbe esserci una legge che dovrebbe... vietare, dopo 2-3 dovrebbe dire guarda, ma vediamo perché non vuoi ritoccarti, vuoi sempre modificarti, perché punti sempre a stravolgerti. E quello discorso io posso accettare, tu dici ok, vai da uno, dici ma vediamo perché non ti piace, vediamo perché puoi fare, vediamo perché non reggi. Che ripeto, pure io ero molto, io 6-7 anni fa ormai, comunque ero molto più magro di quello che sono adesso, però il problema l'ho dimagrito con la testa sbagliata, poi ho ripreso tutto, beh, la pandemia e altri cazzi per colpa di altri casini in cui mi hanno messo, mi ha proprio distrutto psicologicamente, ma comunque anche io non ero ancora pronto poi a mangiare bene, l'ho fanculato. Perché? Perché se non ci stai cadendo con la testa là, è inutile. Qualunque cosa fai, anche se ti ritocchi, poi comunque se ritocchi come vuoi tu, non ti vedi. Perché adesso che ho aggiunto un pezzo, dici, ok, ho aggiunto qua, ma se aggiungo anche sotto, se aggiungo di lato, tolgo da parte, è un macello. Questa donna invece usare filo e roba medica ha usato materiali... Materiali costruzione per riempire il viso delle persone. Madonna. La gente che si ritocca dovrebbe avere uno psicologo che lo segue. Non lo so sinceramente. Perché poi veramente ti ritrovi. Che poi ti ritrovi anche che una volta sbaglia, no? E poi la so cazzi. In vari paesi è obbligatorio il consulto ecco, psicologico prima di decidere per cose solo estetiche. No, ma infatti, ripeto, normale se è una persona che ha avuto una patologia, qualcosa, magari si vuole ricostruire un muscolo, che può essere un pettorale, un seno, un gluteo, roba varia. Cioè, ok, per... un'operazione devo tagliare di netto, adesso so che posso operare per ritornare anche solo ad avere la forma che aveva prima. Il discorso è proprio quello, cioè il discorso è quando uno ha anche un naso normalissimo, dice no ma voglio il naso alla francese, voglio più piccolo, più in su. Ma se là uno dovrebbe dire ma scusami, ma sei proprio sicuro? Se vuoi proprio quello, non c'è la base. Il problema è che sai cos'è? Che la gente si fissa. Quindi vai dallo psicologo a dirgli che lo voglio fare, sono sano di mente, preferisco questa cosa e c'ho i soldi. È legale, quindi che facciamo? Quindi a me fai fatica anche a bloccarlo. Ma io vedi più interviste di lui e Leo, infatti, che credo che stia già seguendo un percorso. Però immagino che non si riconoscesse più in quel corpo.
Che ci credo, l'aveva rifatto nuovo. Non sono contrario alla chirurgia estetica fatta bene e non esagerata. Però Veronica, quando uno dice esagerata, poi chi lo stabilisce cosa è esagerato? 3, 5, 10? Perché poi letteralmente se uno mette quante cose si possono rifare, cavolo, anche 10 o 20 diventano poche. Sì, esatto, è quello che dicevo, cioè chi si rifà un seno magari per un tumore o per altre cose. Magari c'è la sofferenza che comunque gli ricorda non solo l'aspetto fisico, ma anche la questione di aver perso qualcosa e di quel periodo brutto. Salve Raf, buonasera, come va? Che se vai nel privato non credo che nessuno possa impedirti di fare un po' quello che vuoi col tuo corpo. Sì, esatto, ma è quello che dicevo. Ma ci sta magari persone magari ecco che si operano, che vogliono il pettorale, l'addominale, il polpaccio, tutte cose che ti rifai tranquillamente. Sono dei parametri estetici di base riferiti al proprio corpo. A livello estetico, ad esempio, nelle labbra c'è un parametro effettivo sopra il quale diventano sproporzionate. Oddio, a parte non lo sapevo. Sì, ma se la persona comunque le vuole sproporzionate, vuole più grosse. Uno magari dice no, io mi voglio proprio volevo che si veda il mio sto canotto in faccia. Dove siamo partiti ad arrivare a questo discorso? Non mi ricordo, una cosa sulla Lamborghini, ma non mi ricordo perché. Però sai cosa? Se poi devo entrare in quei canoni, magari che tra quelli ce n'è anche uno che va più in voga. E letteralmente mi ritrovo 10 persone uguali. Cioè, immagina 10 ragazzi comunque di altezze differenti che si rifanno tutti bene o male allo stesso modo: polpacci, addominali, pettorali, spalle. Conciatura che va di moda. Eccoli là. Che sembra di vedere lo stesso modello Lego, però ingigantito. Dovrebbe essere meglio, ma guarda, ma neanche i tatuatori ormai dicono più non lo faccio. Io mi ricordo il mio tatuatore mi disse, guarda, il primo tatuaggio io non te lo farò mai in viso, sulle mani e non mi ricordo su che altra parte del corpo. Il fatto che il primo tatuaggio non te lo posso farla. Fatto mi rifiuto perché ci sono tanti che dopo il primo tatuaggio dicono non... Sì, ho un tatuaggio sul polpaccio. Fatto, madonna, credo 15 anni fa. No, 15 anni fa no, ero appena maggiorenne. I camion... Che cazzo sei di... Electrain, per quello. Uno solo, sì. Fatto uno, poi diciamo poi dopo mancata la disponibilità economica. Sceglievo altro. Poi in realtà col tempo è cambiato anche tanto l'idea e la rottura di palle che ti mettevano addosso quando avevi tatuaggio o altro, Cioè, prima, mamma mia, no. Hai una cosa sul corpo, deve restare per tutta la vita. Non puoi. Ma è cagare, vai. E va a cagare. Se mi voglio fare Pikachu a forma di pisello, me lo faccio. Non frega niente. La cosa mi piace,
Gli devo dare tutto il significato di sto mondo a un tatuaggio. E poi mi farò il terzo. Sì, esatto, quando uno trova qualcosa. Poi ci sta che magari uno si può tatuare qualcosa. Il mio polpaccio è un segreto, non lo sapete mai. Non è vero, è un lupo che urla alla luna. Ce l'ho sul polpaccio della gamba che diciamo non mi fa male. Diciamo la mia gamba sinistra ha qualche problemino, la mia gamba destra no. E poi a livello di tendini, l'ho sempre detto che è un problema. E tendi nella gamba sinistra. Quindi la mia gamba destra deve lavorare un po' di più. Sarebbe stato bello se avessi detto un polpo sul polpaccio. Faceva ridere, ogni volta che lo dicevo faceva ridere apposta. E so dove farlo, ma non so cosa fare. Fatti tutti i tuoi ragni però all'ingresso tipo Avengers, tipo il primo Avengers. Perfetto. Sono talmente pieno che ormai ho perso il conto. E prima ho fatto l'avambraccio stile giapponese. Se avessi avuto veramente un bigaccio a forma di pipo sarebbe stato incredibile. Ma guarda, è che non mi. No, non mi rappresenta un bigaccio. Mi faccio un Mewtwo con la barba. Quello sì. Quello sarebbe carino, no? Tu farebbe presto poi, ma in realtà tu considera che il tatuaggio lo devi guardare. E se non lo vedi non ti stufa perché non sai neanche che ce l'hai. Cioè tu dici un tatuaggio, so che ce l'ho, ma l'avrò visto quando? In 16 anni? Boh, una volta ogni 2 mesi, forse. Ma salve Gabri, buonasera, come stai? Che senso ha farli per non vederli? Anche lo so che ce l'ho. Che significa? Anche il pisello te lo vedi, però conmigo ce l'hai. O sei sempre lì e ti guarda o pesce tu? Voglio vedere i tatuaggi nascosti fatti da ubriaco. Dipende, quante volte ti guardi sotto la pianta del piede? Qui tutto bene, tranne quando parla Giandigio. Il pisello è perché. Sarebbe stata una scammata tremenda. Salve Dreyfus! Come va? Buonasera. No, ma il discorso qual è? È che tu sai che ce l'hai. Tu parti di base che hai qualcosa che ti piace. Per questo dico, prima lo sovraccaricavano dicendo no, deve essere la cosa più importante della tua vita. Ma è letteralmente è quello che scegli sulla maglietta. Poi ci ti rimane. A parte che poi si può togliere. Ma comunque deve essere il concetto di base, qualcosa che ti piace. Cioè, come dire. Cioè, anche solo quando uno si tatua una persona, non mi tatua la. Magari uno si tatua la data di. Una data particolare. Poi magari cambia. Anche solo quelli che si tatuano la Champions, la vittoria dello scudetto e roba. Tu li sei tatuati.
lo scudetto del Napoli. Cioè, tu dici ok, poi magari questi non seguono più tutto quanto, ma quello che hai vissuto resta. Prendo il live e sento quante volte ti guardi lì. Sì, ma ripeto, a me non frega niente del significato. Cioè, se è una cosa, se trovo una cosa che mi piace tanto, cioè io ormai ho deciso, per me io amo Fallout. Un giorno mi farò un tatuaggio a tema Fallout, non me ne frega niente. Magari fra 10 anni tutti gli altri giochi saranno i più belli del mondo e mi scorderò di Fallout. Ma io l'ho amato tanto. Cioè, capì? Non c'è, per me c'è Fallout, punto. Cioè, se devo pensare a un gioco, dico, dirò sempre Fallout. Che è successo? Vasco Comisile, buona pappa. Ecco, quello è diverso. Perché quando ti tatui magari il nome di una persona con cui stai uscendo, ti sei innamorato, anche se sei sposato, comunque implica impegno costante. Che comunque non è che quando ti sei innamorato, ah, a posto, stai fermo tutto quanto. Guarda qua, noi alle 20 iniziamo a giocare e poi dovremo fare almeno un paio d'orette, credo. Pure le frasi sono difficili, però ripeto, la cosa importante è avere quanto sei deciso a farlo. Che sei deciso non significa, comunque lo sei. Poi se è un coglione fai le cazzate, quindi la farai anche il tatuaggio, c'è poco da fare. Se uno fa un errore, fa un errore. Non ci saranno regole che ti possono fermare. La cosa piccante è kebab. Buoni. Cioè, per dire, per quando so che amo un kebab, non me lo tatuerei mai perché non mi dice niente. Anche solo farmi la prima squadra Pokémon con quale ho battuto la Lega, ma quello mi emoziona il pensiero. Mi piacerebbe tatuarmi un simbolo Ouroboros in onore di Fullmetal Alchemist. Che bello, anche mi piace un sacco. Cioè, per dire, io ormai ho già deciso che sono ancora scene di Slam Dunk che mi basta pensare. Non voglio farlo, che mi si fanno già un po' gli occhi luci, che inizio a piangere. Cioè, se potessi farmi la divisa dello Shoku a che parte, o anche solo con la scritta Namici o altro, lo farei assolutamente. Dice un manga, ma ormai l'ho letto, ormai è là. Fai un tatuaggio per Slam Dunk, fai un tatuaggio per GTO. Sono cose che a me già stanno sopra. Cerca dei cacciatori di Blood. C'è chi si fa il marchio quello di Gatsu di Berserk. Mi sono perso alcuni messaggi. Che si fa, schifo mise? Capito? Però al momento. Le tortellini in brodo di Ux, se vuoi. Sto facendo salsicce e patate bollite con salsa. Buono, dai, è tutto buono. Ma hai visto Slam Dunk? Madonna. Madonna. È allucinante. Se proprio vuoi, allora, c'è il film che è uscito recentemente, però consiglio di guardarlo alla fine. Consiglio, allora, se uno può, di recuperarsi il manga. L'anime ha una componente molto più ironica.
Però c'è un momento in cui piangi proprio. E proprio quelle frasi che ti... Madonna. Ed è stato proprio incredibile, proprio da tatuarmelo, da tatuarmelo. Dico, a mani basse. C'è una... La parte finale... Hanno fatto una scelta stilistica per una scena finale del film. Non dico qual è, ma dico solo che a un certo punto è muto. A un certo punto è tutto muto. Hanno fatto questa scelta. E mamma mia, cioè, è quel silenzio che non te ne accorgi. Perché tanto che magari probabilmente tutti quelli presi emotivamente, ma anche perché sapevo, perché in realtà l'anime si interrompe. E il manga. Prende il film, prende. Cioè il manga, scusatemi. Il manga c'è una parte finale che ha soltanto il film. Quindi l'anime arriva a un punto. Quella parte che mancava, che non so perché non hanno voluto animare, l'hanno lasciata al film che è uscito recentemente, penso l'anno scorso. Sì, no, ma questo non era proprio una puntata. Cioè, proprio tu sei a vedere tutta la partita, che poi giocano a basket alla fine. E all'improvviso, pom, cala il silenzio, ma vi ripeto, cala il silenzio e non me ne ero quasi accorto. E cioè, sai quando sei preso in maniera agonistica da un qualcosa che stai neanche facendo tu? Madonna, che cazzo di spettacolo. Che spettacolo davvero. Poi l'anime, io l'anime... L'ho rivisto tante volte. Una volta, che per una cosa mi dà anche fastidio, non so se ci stanno ancora, ma prima Twitch era pieno di quei canali che restreamavano gli anime o le serie, nessuno se li inculava. E quindi a un certo punto però erano seguiti, quindi ti compariva. Una volta mi è apparso quello di Slam Dunk, che era un sabato, sono passato per un attimo. Fammi vedere che puntata è. Dopo 4 ore ho fatto, mi sa che è meglio che stacco perché non ce la faccio più, ma vi giuro non volevo smettere, non volevo proprio. Poi vedo l'anima è una componente molto ironica, ma proprio scene poi esagerate, c'è un bel po' di violenza, c'è tutto. Mi viene preferito Jujutsu Kaisen. Giovanino. Mi spuntava solo il canale che si chiamava Camera Caffè. No, io ho rivisto quello. Ho rivisto. Anche prima. Sì, vabbè, ma tanto ogni anime che esce, bene o male. Pure Boruto l'ha avuto. Gran parte degli shonen. Vanno a palla. Anche a me è piaciuto l'anime, però c'è dei disegni che vorrei vomitare. Di canali no, che c'è? Che altro? C'era un bel po', ma veramente mi sfuggono. A dopo, Raf. Noi a metà decina di minuti ci buttiamo in chiacchiere e in game. Vi faccio vedere a sto punto il gioco che faremo. Allora, se metto OBS davanti, grazie. Questo è Lugames. Come ho detto, che non mentivo, siamo delle uova. Portali, cose. Questo siamo nel culo di qualche mostro sicuro. Non è backroom. Qui c'è anche più mappe. Però
Però sono belline, sono uova, ma sono belline. E poi sono sincero, sapendo che giochi horror sono sempre una chiavica ultimamente, quello di quelli co-op soprattutto, se mi funziona, mi fa scappare, mi fa... c'ha delle meccaniche che posso giocare a postissimo. C'è il reparto lingue, comprende anche quelle del mio culo, ma non c'è l'italiano. C'è tutto. C'è... vabbè. Once Human non l'ho mai giocato. Entro un po'. Sì, tutti morbidoni, sì, ma sarà incredibile. Giusto, una piccola perla, anche se purtroppo l'autore sta mandando tutto in vacca. Eh sì, ho sentito che tutti stanno lamentati del fatto che chiuderà velocemente. Cioè, che in realtà io so cosa succede, però non vi faccio spoiler. Un secondo e controllo il telefono. Tra un po' lo sta. Prima di giocare mi devo ricordare di staccare il telefono dalla carica. Stupendo. Allora, io, di giochi dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare questo prima o poi. Togliere il DLC di questo. Dobbiamo finire questo. E questo qua dovrebbe uscire. Non ho capito se sto gioco. Io pensavo di avere la demo di sto gioco, ma forse mi hanno dato la chiave chiavissima proprio. Questo gioco qua è una merda, non guardatelo proprio. Ma che bello, ma mi dispiace che Dreyfus non l'abbia digerito, ma a me è piaciuto Mafia sia uno che due proprio. Dobbiamo fare questo. Devo finire Harry Potter. Sono contento che ieri sia andato bene. Magari era un caso. Però Harry Potter ieri mi è piaciuto farlo e ho visto che c'era molta gente. Quindi sono contento e lo rifaremo probabilmente lunedì o martedì. Vediamo un po'. Se lunedì iniziare un po' col caos e poi martedì... fare martedì e giovedì fisso Harry Potter. Che una scelta del manga, se posso dire. Peccato, stava perdendo una bella piega. Forse aveva ansia di si allungare il brodo ed essere ripetitivo. E non aveva idee, però. E credevo fosse... sì, vabbè, assolutamente, ci sta... sì, la storia a me è piaciuta tanto. Ma poi l'easter egg, tra virgolette, con quello primo, cioè... però capisco che uno è come fare il gioco al contrario, un po' come fare DS3 e poi DS1. Cioè io gioco a DS3 e poi gioco a DS1 che prendo la flash che si ferma il personaggio, io esplodo proprio. Nel senso che mi allargo la finché non esplodo, tutto in diretta faccio. Non è possibile, anzi io vorrei dire anche una cosa ai sviluppatori, non rotti il cazzo. Se io bevo, posso camminare, posso anche correre. Basta sta roba che se mi devo curare devo essere lento perché devo essere colpito per forza. Ho rotto il cazzo. Ehi, Souls, non è una meccanica di merda. È una meccanica di merda fatta per ingoglioniti che mi devono rendere il gioco ancora più difficile. Già c'ho il danno che è un quinto di quello che mi fa l'avversario, no? Nell'uno si ferma proprio, boh. E tanto male che mi spari. Se c'è un cecchino che mi spara a IRL se provo a usare flash. No, dai, proprio troppo troppo quella roba. Mi fa proprio incazzare. Perché veramente ti ritrovi a dover sucare di più con un boss solo per quella meccanica. Perché vai lì con 5 all'inizio, 4 e 3 se ne vanno usando perché... ti curi, ma ti curi solo di un terzo. Perché l'altra parte l'hai persa mentre ti curavi. Lui ti ha colpito. E fammi la modalità stronzo. Che significa che oltre al gioco, oltre ad avere il boss, ho anche quella cosa in più. Se no, no. Vediamo un po' se possiamo intanto chiamare.
Facciamoci in chiamata, cosa meno. E poi aspettiamo Linus. Dov'è? Eccolo qua. E attraverso l'Estus. Sicuro, quello è il problema. Ma poi il singhiozzo non riesco manco a schivare. E mentre schivo, cioè, il singhiozzo si blocca. Bella, Francesco! Buonasera! No, si è bloccato. Non scendo più, Francesco. Francesco? Buonasera. Ah, adesso hai finito. Ah, ok. Sì. Tutto bene? Come stai? Tutto bene, tutto bene. Detto, visto che anche tu stavi in Just Parling, ho fatto questo punto. Eh sì, ho aperto il gioco per vedere com'era, non ha neanche un menu. Non è menu? Che significa? Non ha il menu, cioè tu entri, dice premi un tasto e sei in una lobby da solo che ti muovi già. Non hai il menu con invita amici. E come si devi invitare? Ma è da Steam lo devi invitare. Madonna. Vediamo, un po'... però sembra carino. Sei una patata. Carino. Io avevo detto un uovo, vedi. Ah, uno, vabbè, comunque. Sì, vabbè, no, chi se ne frega quello che è. Allora, intanto si pure io metto la categoria. È freschino da te? Decisamente, sì. Da te no? Sì. Oh, sì. Sì, sì. No, anche da me, sì, da me ci sono, penso... forse ancora Nuvenia. Di più. Francesco, Nuvenia? Fino a 0% di irritazioni, eh? Mi raccomando. Ma io non sono irritabile. Ah, ok. Penso neanche mestruabile, quindi no, però sono molto irritato. Quello sei. Bene, ottimo, perfetto. Quello mi sa che... la tastiera che hai i bambini, ok? E c'è che dici? Allora, no, che ho la tastiera lersa, dovrei pulire dopo un'intera estate di sudore e mi dovrei lavarla. Metti sotto l'acqua, subito. Infatti farò così. Comunque, dai, sono contento per questo gioco che poi sia io e Chiarina abbiamo chiesto la chiave. Ma te ne danno 3 a bot. Infatti a me l'ha data Lino. E anche a me. Perché gliel'hanno date 3, gliel'hanno dato, ne danno una gli sviluppatori. Benissimo. Ma meglio così. Meglio così. Sì, esatto. Volevo vedere i gradi che ci sono a casa mia. 16 gradi. A casa tua. La mia. E guardavo così, uguale. È in tutta Italia più o meno sarà così, dai. Vuoi che no? Piove da te? Ha piovuto oggi pomeriggio. Però da quello che dicono che tra un po', cioè, a fine mese dovrebbe tornare un po' il caldo. Ah sì? Dicono così. Poi non so se è tutta l'Italia o soltanto il sud che ha un problema. Però dovrebbe tornare il caldo. Cioè, spero che sia una cosa breve per dire. Ma ormai. Ma la faccio pure una settimana. Un ultimo saluto, esatto. Dai. Esatto. E questa notte è stato incredibile perché in realtà mi sono messo ancora a letto. In mutande ieri sera. Anch'io mi sono avuto mal di pancina, No, io no. Ho detto, poi, dopo un po' ho detto, poi, ma sai che c'è? Magari mi metto il pantaloncino. Ho fatto, poi, chiudo la porta della camera. Ho detto, poi, metto anche la maglietta e poi. Mettiamo tutto che è meglio. Allora avviamo, metto BS davanti, se no me lo perdo. 10 gradi scarsi temperatura, Dreyfus, ci vuole, vuole ancora un po'. 10 gradi erano la Vienna. Piuttosto, com'è andata la vacanzaina? Va bene, dai. Sono contento. E tutte le belle fotine che ha messo Vera, perché tu non... Erano dinosauri, Francesco, Erano dinosauri. Ho visto l'orso polare, ho visto i lupi, mai visti lupi in ogni zona, chiamiamolo bioparco, se no. In ogni bioparco in cui sono andato, mai visto i lupi. Quali ho visto questi luponi grandi, bianchi. Bellissimo. Tutto il branco che mi guardavano negli occhi, sti occhi arancioni rossi. Mamma mia, che bello. Due orsi polari ho visto che giocavano con le bottiglie. Aiuto! Che? Ho preso fuoco. Le opzioni di display almeno ci sono.
No, il frame rate a 60 che ti strapunta. Applica. Cosa devi applicare? Ho messo il lock degli FPS. Sennò con volte magari mi schizza e poi dopo mi scende da fastidio. Tutti dalla più o meno 16 gradi, sempre da me ci sono 23. E che sfiga. Ma dove sei? Bored, dimmi un po'. L'audio sembra giusto. Ma chi c'è? Chi è sta gente? E tu? Dove sei entrato? No, dove sei entrato? E che cosa hai fatto? È andato qualcuno. Ma come è andato qualcuno? C'è qualcuno qua. Ma come? Ti è infilato uno dentro? Mi hanno violato. Eccolo lì. L'embossatore è un è entrato a mezza saputo. Cioè, potrebbe entrare pure, ma me lo chiedesse. Magari quel giorno non c'ho voglio. Sto in Sicilia. Allora, mamma mia. Immagino. Corro. Ma che bello come corre. Poi salta tantissimo. Infatti, se puoi saltare ovunque, ho visto. Bello, bello, bello. Io sto facendo un macello. Entro anch'io. Anzi, mi unisco a te. Posso? Dove entrare? Posso anche unirmi tranquillamente. Ma c'ho l'audio. Ah, forse c'ho l'audio anche in gioco. Quel chi da morto mi tende. Sì, c'è anche l'audio in gioco. Franco, ma... Non penso si chiami Franco. Franco, parla un po'. Benissimo. Comunque sì, c'è anche la cosa in game. Quindi io ho messo già push to talk. Ma cos'è sta roba? Push to talk? Eccomi ma... qua. Che belle le patate. Ok, l'ho sentito. Vedi, ma ci siamo solo noi. C'è la lobby comune. No. Ma ora non mi senti perché io ho messo il push to talk. Push to talk, l'ho messo anch'io. Così almeno non mi senti perché era tremendo. Ma tu c'hai i capelli lunghi, ma sei bellissimo. Guarda qua. Ho spaccato tutto. Guarda, ma pure questo spacco, guarda. E che cambio. Questo è l'audio è alto adesso. Cicchi, cicchi, cicchi. Ma che paura, che cazzo hai fatto? Abbiamo. Ah, sei beato chi? Ma c'è troppa gente. No, ma c'è il problema che se la lobby si crea così è un casino. Ma in quanti bisogna giocare? In 4? In 4. Ma questo sta andando. Allora. Play with friend using Steam friend list. Audio. Ma si potrà pur scegliere di. Ah, ho preso fuoco. Si potrà pur scegliere di. Di farsi la lobby in... o bisogna correre? Correre dove? Ah, correre dici. Sì. Malino? Ma se vedo in greco, devo chiamarlo più che altro. Allora, si poteva aggiungere. Aggiungi qualcuno. Volume, aggiungi dai. Un lino. Un lino per te. Posso mettere in display graphics. Mettiamo al massimo. Epic. Boh, ma aggiungi. Ma... Epic. Ah, no, forse perché se lo aggiungo così, no. Se lo aggiungo senza display... creare una nuova lobby. No, crea gruppo. Che palle. È la mia sigla, ti sono proprio io. Tutto a posto? Tutto a posto, lei che dice? Eccoci tutto qua. Ciao amici tutto del PES. Bene. Tutto PES e FIFA. Olè. Siete pronti a questo gioco? Grazie mille, perdonami, sì, probabilmente non avevo letto che stavo provando il gioco. Mi pure scritto. E mo vedi. Perché come si crea? No, lì non c'è un problema. Quale? È che io sto. Cioè, la lobby esiste, sento che tutti quelli che entrano sono in lobby. Ah, no, aspetta, ho trovato. No, cioè, le impostazioni puoi mettere multiplayer invite only. Cioè, ma quante impostazioni c'ha sto gioco? Ma perché quanta gente ci starà giocando questo gioco? Cioè, sono entrate due persone. Ah, vabbè, ma che va Bigfoot, tanto sta là. No, oddio, c'ha pure l'intro. Non l'ho preso, questo è il pacco. Sì, ha pure l'intro. Come non l'hai preso? Non l'ho preso. È gravo. Invito tutti e due. Ma sì, ma non pensavo questa sei. Invita a giocare. Permetti che fa cagare. Ma la percentuale è 90%. Ma quanto è grande, Big?
Te lo posso prendere? Sarà un quasi 3 metri, un Bigfoot. Eh beh, sì. È grande il Bigfoot. Nel culo lo deve prendere il Bigfoot. Lì, oddio, non stai giocando? Devo... No, ah, okay. Ma devo fare il tutorial? No, non è... è nella lobby quella, Lino. Nella lobby quella dove si usa i dentro. Ho invitato. Ah, figo però. Figo. Entra pure. Non lo so quando pesa. No, Bigfoot. Ce l'ha già giù. No, ce l'ha già giù. No, ti do fuoco, ti do fuoco. Lino, io ti denuncio. Tu sei proprio un animale bastardo, metti sei. Metti il fusto torto, bastardo. Le cuffie. Mi sento a... Ma troppo. Sono una palla. Fermati, fammi abbassare i volumi. Scusa, ma parlatemi in game. Vaffanculo, Lino. No, aspetta, no. Non mi sento. Fanculo, Lino, mi sento. Pezzo di merda, senti adesso. Non ha senso l'audio. Io abbasserò l'audio. Abbasserò l'audio delle voci. Voice volume 0,1%. Via. Ok. Ma parliamo di gioco. Parliamo di bici qua. Vogliamo parlare sul gioco? Dai, no, in gioco volete parlare. Dai, sì. Proviamo. Che di merda di idea. Audio. Allora lo devo rimettere. Che non l'ho tolto. Come si sente? Bellissimo. Ah, bene, comunque allora io adesso 0,1 di quale tasto si usa? È figo che ha l'effetto audio. E lo si sente? Si sente? Si sente? Sì, sentite, sì, sento, sì, se mettete 0,1 0,2 si sente bene. Ho messo 0,1, sì. Ma sono Filumena proprio, anche in gioco è bello. Guarda che capello. Siamo pronti? Adesso, perché in realtà è un po' fastidioso l'audio, se posso. Ma sono le radioline lì. È una radio, sì. È vero. Radio 104 perché 105 è già preso. Ma già fatto, ha tutto. Mi è crashato il gioco. Mi è crashato come il gioco. Come mi è crashato il gioco? Sono perché a te no. E io sono andato. Ma come è possibile? Ah, ma forse perché tu hai creato la lobby e Lino è entrato? Ma non penso. Perché a me partivo subito. Rinvita, rinvita. Vi invito a giocare. Guarda, mi danneggia la miseria. Guarda, possiamo anche stare su Discord a sto punto. Sì, vai, usiamo Discord. Sì. Che è veramente terribile l'audio. Ma il gioco, ma sembrava carino. Vabbè, magari mo funziona. Si sarà buggato la prima volta. Vai. Disse. L'hai riaperto. Disse. Qua, Vabbè, non mi inviti direttamente. Ah, devo entrare in gioco per essere invitato, scusami. Sì. Non avevo capito. Non so, non ti vedevo. Invitami pure, eccoci qua. Arrivo? Ok. Ciao, vedelo comunque. Comunque, incredibile. Sennò con questo lì lo fai una doppietta allucinante. Prova. Ok, no. Ok, eccoci. Comunque ero all'inizio proprio del coso. Che cos'è questo? Cosa hai fatto, Lino? Non lo so che sto facendo. Sta aggiustando. Lino, hai fatto un ru... ragno! Aiuto, prendi Lino! Ma va al culo! Ma cosa sono morto? Mi ha ucciso! Mi ha imprigionato! Ragazzi! Sono imprigionato anch'io! No, Lino, devi salvarci! Lino. Salvaci, Lino! Aiuto. Devi salvare in 1 minuto e 50, lì! È morto! Siamo morti! Ok, era questo... Era il... Riproviamo! Ma questo non è la lobby? No. Noi siamo andati in partita dove c'era già lui! Il gioco, Lino! Ah! Siamo in partita adesso di nuovo, giusto? Sì. Allora, non fate troppo rumore, fate rumore piano. Come si fa piano? Non lo so. Ma boh, andiamo a cercare le cose. Questo cos'è? Ah no, allora, era di noizio. No, volevo vedere come funzionava. Ho trovato un pulsante. Cos'è? Il radar. Bello. Fa rumore, chiudi il radar. No, proprio, prendiamo le chiavi, andiamo dalle chiavi. No, ragazzi, fermi tutti, guardate sta roba. Cosa? Guardate qua. È molle. Bellissimo. Questo gioco è più bello del. Pallone. Ah, sì? No, forse no. Bellissimo. Scusatemi, ragazzi, devo provare. Vabbè, andiamo. Okay. Abbiamo visto che una chiave era qua davanti a noi. No. Ma posso no. portare la lattina presto? Guarda. Vai, fra tu hai il radar. Il radar. No, scannerizzo. Wow. Oh, attento.
Devi vedere dove sono le chiavi. Che scandalizzare, che troviamo? Ma le chiavi a schermo, non vedi? No, lui non lo vede, mi sa. No, noi non lo vediamo. Ah. No. Era, ma era qua la gabbia. No, è lì, no, Harry. Oh, si è aperta la gabbia. Oh, fa rumore anche questo. Mannaggia, ragazzi, smettete di fare casino. San Diego. Vedo le palle. Dividiamoci. No, aiuto. Fatto il suono, fatelo. Anch'io. Zitti, zitti. T'ha preso Francesco? Ma ha preso Dimitri, aiuto. Sta lì. Io faccio finta di niente. Io faccio un giro. Là. Sì, ma già c'è il mostro. Ma sei fermato? No, ma in realtà. Ti fermo, ma sta andato, insomma. Sta no, lì. No. Ma noi abbiamo 5 chiavi da trovare. Stanno tutte dalle altre parti. Sta. Poi dal lato opposto ci stanno. Ah, è qua, guardalo. Quindi andiamo alle altre. Ah, no, questi posti qua. Questi. Noi dobbiamo trovare anche dei teschi. Dei teschi. Ma tutto fa rumore qua. Dei teschi dobbiamo trovare per fare i cosi. Ma dobbiamo sistemare l'autobus. No, quello alla fine, secondo me. Dopo il rituale, dobbiamo fare dei rituali. Dobbiamo fare. Di qua bisogna andare. Dove siete, ragazzi? Non vedo mica io. Non lo so io dove sono. Mi sono perso, ragazzi. Io vengo dove eravamo prima. Ok, ho trovato sono in un posto strano. Mi infilo dove posso. Merda. Il ragno là in fondo, il ragno. Ok. Come va in fondo? Ho trovato uno dei simboli. Non so arrivo. Via. Io non sto girando, ma non so. Ma dove c'è? Vedo una luce. Chi è quello? Lì no, torna indietro. Oddio, c'è roba qui. Vieni qua. Ti vedo. Sei tu. Harry, tu sei ragazzi, io ho l'effetto della luce, eh. Sì, perché dobbiamo siamo qui. Harry, provaci. Bastardo. No, ti sa fare segni con la torcia. Allora, io ho trovato questo timbro che c'è sulla chiappa, lo vedi? Ho preso una torcia dei rorci. Lo vedi il mio zampierone sulla chiappa? Sì, carino. È quel simbolo, no, è quello che stavo cercando con radar, ma non so che serve, ma... Ho una torcia col fuoco. Buono, perché... Si vedono tutti. No, possiamo bruciarlo. Oh, mamma mia. Che succede? C'è proprio un teschio. Sì, ma il mio personaggio ha urlato. Fra, c'è qualcuno lì giù, il ragno. Il ragno, quello. Io sono vicino al ragno. Noi siamo vicino a dei teschi. Ma che rossi? Figo. Le montagne. Come si chiamano? Porca miseria. C'è una bottiglia là, Lino. Il problema è sta roba che esplode e che fa rumore. Mi vedete? Sto lampeggiando, ragazzi. Lampeggio. Lampeggio ancora di più? Sono in mezzo ai teschi rossi. Ottimo. L'ho presa, però andiamo via. Torna, ce n'è un altro là in fondo. Merda. Sì, ma fa casino sta roba. Ho paura. Non ti preoccupare, il mostro R2. Ci sono effettivamente delle palline, Psycho. Ma dove siete? Aspetta, ci riuniamo. Stiamo trovando delle wallere. Ma io vedo un super un super camper. Oh no. Ho visto. Ah, ma ecco che cos'è quella roba strana che sentivo. Come qua joystick. Scappa! Scappa! No, scappa! Giuro, cagato, non so come. È cagato. Sì. Allora, in realtà se scappi, riesci, Ragazzi, ha fatto la puzzetta, ha fatto. Tanto che sei cagato. Giuro su Dio. Può darsi, Cosa hai fatto? Come ha fatto? La puzzetta? Ha fatto una puzzetta. Ma chi? Il mio personaggio, forse perché si è cagato addosso. Mamma mia, che paura, ma voi siete matti. Che è successo? Mi ha fatto un jumpscare all'improvviso. Ma vaffanculo, che cazzo di paura. Allora, però fermi tutti. Io che ci devo fare con sta bottiglia d'acqua vitae qua? No, c'è il mostro. Niente. Ho buttato la torcia. Chi è? Sono stato catturato, ma perché tenevo che sia la passata OBS. No, fra, dove sei? Dove è? Proprio lì, in trappola. Ah, ma tu sei in trappola? Merdone. Buona, aspetta, ripeti, in trappola? Al punto dove eravamo prima. Ok, forse l'ho vista la trappola. Quello vicino al c'è uno con la torcia? Uno con la torcia. Sono io. Vedi? Sono in gabbia. Ciao, Boreale. Oh, che paura. Mi sta stranamente intrigando questo gioco. Ma salta anche il ragno, porca la puttana. Salta. Ah, non me l'aspettavo. Salta, via, ti brucio. Sei il culo. Questo, Francesco. Mi ha preso. Harry? C'è anche Harry. Ciao. Ciao. Ma tu puoi ribruciare le cose per uccidere il mostro, lo sai? Sì, ma come vi libero? Devi andare sopra una pietra, mi sa, qui vicino a noi, e si abbassa la cosa.
tipo un pulsante. Sì, sì, c'è una pietra pulsante. Se il gioco me lo dice, che cazzo sono? Ma dov'è? Io l'ho visto prima da Harry che ci è passato sopra. Ah, è rossa. Qua c'è una pietra arancione. Ok, forse l'ho vista. È cioè, un c'è una luce a noi, rossa, no? Sì. Allora, io avevo aperto una porta strana con delle scale dentro un tunnel. Ragazzi, e c'era una cosa da prendere, c'era. Appena sono entrato, un pipistrello. Appena sono entrato, mi è apparso uno scheletro gigante davanti. E sono infartato. Ma veramente mi fa cagare addosso sto gioco. Beh, infatti. Aspetta. Ok, sto andando verso questa luce rossa. Che immagino sia questa. Perché sennò non ne ho la più pallida idea, amici. Fra, tu morirai. Oddio, vedo delle gabbie. Ma perché? Oddio, ma siete 20, sono 20 secondi. Oh no, Lino, corri, Russia. Sono 20 secondi. Ma ragazzi, ma che cazzo ne so, Enrico. E non, non Russia in inglese, Russia, nel corri. Vai, libero, bravo. Rimani lì, rimani lì. Bravo, Lino. Resisti. Scappa fortissimo. Corri, scappa, Lino. Scappa, scappa. Gli sono in faccia. Oh mio Dio. Sono tornato qui. Ci ha ripreso tutti e due, Lino. Ma dove siete delle merde? Lino, ritorna qui. No, ci ha ripreso. Aspetta. Abbiamo più tempo però, dai, siamo 2 minuti. Sì, però sta camperando il bastardo. È un pezzo di merda. Sì, anche sta noi... letteralmente camperando. Anche noi dobbiamo scappare più velocemente. Fatto cazzata! Fatto cazzata, fatto cazzata, fatto cazzata, fatto cazzata, fatto cazzata. Eh no, mi prende 100-100. No, non ti prende, no. Tu. Corri. Aspetta, aspetta, piano piano. Piano piano, facciamolo riposare. Oh. Perché? Ui. Ma cazzo! Ma loro ci vede sto cesso! E certo, non vedi che è mezz'ora che ti insegue? Il gioco è carino, il gioco è carino, sì. Ma che è fermo, solo che è dubbioso, è dubbioso. Però lo c'è da dire che mi sono fatto prendere perché ho dovuto alzare bar per alzare OBS. Ragazzo, sta sempre qua il mostro, ci ha rotto pure tre qua. Vabbè, allora sono stronzo. No, Lino. Lo devo far andare via, ragazzi, se no è impossibile. Una cosa è provare a fa casino da un'altra parte e poi devo tornare qua. Anche volendo, sì, certo. Grazie, Filipork! 21.43! Che nome è particolare? Bello, Filipork! Bel nome! Tu gli straccetti di maiale, tu i Filipork! Sì, Filipork! Corri, Lino, corri! Hai i tuoi figli da salvare, siamo qui, aiuto! Siamo qui, abbandonato, ragazzi! No, papalino! Papalino, bello papalino! Andare a giocare con la ragazzi. Mamma è andato, altro che... è morto, Lino! Riproviamo. Sì. Comunque, sì, bisogna trovare le chiavi, trovare i portali, prendere i teschi e fare il rituale. Allora, si può fare. Allora, secondo me, dobbiamo stare più attenti a stare in gruppo. Sì, siamo vicini. Ok. Cos'è? Bravo, Henry, subito, bro. Ho preso F. Oh. Un cappello, hai mettilo. Preso F. Un cappello. No, come non è un cappello? No, una persona. È ma tipo che cazzo un... che è sto coso? È un spaventapasseri. Ma bellissimo. Oh, lasciamolo da che parte che lo attira. Ah, forse. Ho sbagliato. No, forse devo metterlo quando ero a lui, ho sbagliato. Bello. Carino. Bello. Vabbè, bella come cosa. Questo ha fatto bella, davvero bella. Un gioco, fatto. Non ci credevo. Detto, carino, però cosa fare che un il gioco. Nostro potrebbe... Poteva metterlo un po' più tranquillo, eh. Non cercare c'è la selezione delle altre della macchinette, difficoltà. Non penso. Non c'è niente. Dobbiamo cercare delle altre macchinette dove prendere o il radar o qualcos'altro. Va bene. Su suono siamo porco, noi, vero? Sì, noi che camminiamo. Boh. Entriamo io comunque qua dentro, vi giuro ragazzi. Che ho fatto le puzzette, ma non so come. Bravo. Oh, ma c'era un jump scares. Per fortuna me lo sono evitato. Però sono proprio carucci i personaggini così, sì. Pupini. E così vedi, più c'è il capellone il mostro. Questo qua ti dà il boost. Boost, che boost. Oh, no, ragazzi, ma no, proprio qua il cornuto. Corri. Non ci vede, non ci vede. Non fate rumore. E siamo andati nel coso. Siamo andati... allora usciamo fuori, aspetta, riuniamoci ad Harry. Andiamo Harry, aspetta. Io... Però uno è parte del treno. Ui, c'è un merda. Ma come hai fatto ad accovacciarti così? No. Io non mi sono accovacciato. Io mi sono tutto schiacciato. No, giuro di no. No, t'ha visto, Lino? Merdone! No, dobbiamo fare il giro lungo. Con le bandiere del paese. Oddio, non mi ricordo. Ma mica può entrare qua dentro, no? È impossibile. Come sì, trase. No. Ho trovato un mondo, ragazzi. No, fra, assurdo. Cosa? Se n'è andato. Bene. Harry, dove sei? Ho fatto un errore, dove sono? Ho fatto di un nuovo. Errore. Ciao, Pipsy. C'è un pipistrello lì, no? Ma sarà nemico? È nemico, sì. No, ho fatto un suono. Aish. Oh cazzi!
Mi insegue. Ma preso. Cazzo sta fa? Mi ha preso. Come da pre... Di nuovo. Aia. Aspetta. Però ho trovato una runa. No, brava. Ma occhio, 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 che se scendi qua. Che poi la domanda è, effettivamente, ste rune, dove ce le dobbiamo infilare? Non lo so. Secondo me è per entrare nei portali. La mappa sembra pure abbastanza intrigata. Prima... Sì, tra l'altro ho detto brava. Dove sei porca tu? La mignotta. Non io lo so. Io sono dove ero prima. Io vorrei prima venire noi. Da te, però vorrevo attirare il ragno. Ma è veramente un suono rilassante la io non capisco... che si spegne e si accende. Io non capisco queste rune enormi qua, questi obelischi. Che cazzo ci devo secondo fare? Secondo me quelli sono i portali. Dove mettere le rune? Con le rune. In teoria essere, sì. Può essere. Chi è? Quello è un uomo. Chi sei sono tu? Sono io, sono. Francesco. Oh, no, sono rimasto io da solo. No, no. Lino. Io... Sono qui. Ah, mattone. Come va? Tutto a posto? Ho trovato un'ascia, la posso usare? Forca... Non vorrei no. Che magari... Ce l'hai dietro, Francesco, è dietro di te! Quanto dietro? Apri! Mentre... Oh, ma sono tornato! Resisti! Esci, salta! Esco, via, corri, vai, via! Vai, mentre da voi il mostro, io sistemo l'autobus! Vai! Bravo! No, sarà, mi sa che è da te adesso, Ti è fermato, Lino! Porca miseria, perché è vero, quello si tippa! Salvataggio! È vero che si tippa il mostro, l'avevo dimenticato! Si tippa? Ah, giusto! Come sta, Natto? Io la runa, voglio provare ad andare in un portale adesso. Vai, forse era proprio quella. Ma dov'è? Non lo so. Dov'è non un po'? Qua c'è un tunnel. Ah, qua c'è una runa. Ce l'hai spazio? Che io mi sono separato. Si pippa quel ragno e poco ma sicuro. Cosa fai, Lino? Pippi. No, non Anze io. Il ragno pippa. Sai che io ho la runa che è tipo un vorticino. Quello che avevo anch'io prima. Potrebbe fare una minchiata. Okay. Ho fatto una minchiata. E provato poi l'educazione dalle la mangio si tippa sempre. Mi sto diventando invisibile. Cazzo, è vero, si sono abbassate un sacco le temperature. Ha nevicato già da te, ma che bello. Merdonius. Porca la puttana. Io ho trovato la tenda e ancora ma nulla. Ma io sono fottuto, ragazzi. Di nuovo? Oh no, ti prego, muori! Mi ha ucciso. Mi ha preso. Ho sentito qualcuno fischiare. Culo di Harry. Può essere. Harry, prova a salvarti. Sto facendo zig e zag con le torce. Zig e zag? Ok, ti ho visto. Ti ho visto, arrivo Harry. C'è il danno da caduta, chat, secondo voi? Secondo me no. No. Easy. Ma già cosa? E fra cos'hai nell'inventario? Credo che è no, un diamante con no, quello era il ghost. Non c'ho un cazzo nell'inventario. Ma no, c'è un cristallo che non so che fa. Merdaccia. Ah, ma qua vanno le cose, vanno messe le cose, mi I sa. I teschi, sì, per fare il rituale. Ok. Secondo me, abbiamo Harry visto, sul Twitch. Ho visto un portale. Ho visto un portale. Dai, corrino, corri, scappa, via. Corri via. Corri via, corri via. Non lo so, ho paura. Vai, Harry, ti seguo questa volta. Forse dobbiamo trovare un portale con uno spiraglino, un ricciolino. Qua è pieno di ricciolino. Di munnezza. Harry, ma che fai? Io che ne so? Ho provato una cosa che mi fa vedere... Com'è stata la baruffa del gioco dei Funko? Mamma mia. Ho visto un po' e stai solo nervoso. Era terrificante quel gioco. Purtroppo. Cos'è qua in fondo? Almeno il livello che abbiamo fatto noi, magari c'è un'altra vedi, roba. Vedi, Lino, diciamo. Che tutti i portali hanno un po' di... Ho dato fuoco a tutto. Vedi che i portali hanno un segno, quello alla freccia... Ma che stai dicendo? Quale portale? Quello lì verde grande, il cristallone. Ah, sì, è vero. Forse dovremmo trovare delle rune con il segno giusto, no? Beh, sì, Shmoon. Può essere. Il problema è trovare ste cazzo di rune, ed è merda. Ma in fondo cosa c'è? Non è quello non che mi interessa. Mi ottimo, un portale! Bravissimo, dove sei? Come funziona? Sono nella palude. Ma com'è il tuo portale? No, sono tutti a spirale su. È perché io ho l'oggetto che mi fa trovare gli altari. Quindi tenete la corre via, Lino, arriva. Porca la puttana. Ma volete che provo a entrare? Vedete, vi tippa? Entra. No, la stamina minuscola. Dios. No, sono un altro mondo. Sono dentro. Ecco. Come sei in un altro mondo? In un altro mondo abbandonato. Ma che cazzo? Oh no, ma è tutto. Mi vuole uccidere qua dentro. Arriva, Lino. No, Harry, che dici? Tanto arriva da te.
E io sono tornato di nuovo al camioncino, porca miseria, ma sempre qui dormo. Io spengo la luce così non mi vede più. E io lo sistemo. Cosa lo sistemo? Ah, arriva da te sicuramente adesso, allora. Merda, ho fatto una cazzata, la cazzata più grande di tutta la mia vita. Io voglio tentare la fuga. Ho fatto il giro in tondo? Sì. Oh, però siamo vivi da tanto. Siamo vivi veramente da tanto. Eh sì, è ripeto, se me o tu devi in portale o io sono dentro il ragno. E sto suono? È il ragno? Ma ha riso. Allora, io ti ho raccontato la battuta più bella di tutte. Io fra ho trovato un'altra runa con la freccia in alto. Le rune sono diverse. Cos'è sto rumore? Eri te, fra? Hai preso un teschio? Ho preso un teschio, sì. Bravissimo. Ah, quindi nei portali ci sono i teschi, ok. Io forse sto domando un altro portale che posso infilare. Bordello. Non abbiamo trovato nulla. La dico, sì. Raff. Io forse tra un po' trovo un portale. Ok, Bruce trova il ho trovato una runa. Che runa è? Com'è? Rossa. Tipo dei pallini? Sì. Allora vieni intorno indietro dove eravamo prima. Orca puttana. Larry, che ne so io dove è prima. Vabbè, c'è un cristallone rosso con quel disegno lì. Secondo me va lì. Oh, raga, raga, vi vedo, vi vedo. Chi è quello là? Fermati, girati. Ma che vero di che trova... Fra... Ah, se... Lì, no, io ho questo qua. Piedi questo. Fermi. Che vuoi? Ma dove è un portale? No, aspetta, no, no, il teschio, devi prendere l'altra roba, devi prendere la... Ma è un portale, ragazzi. Madonna, sì, questa qua, questo ti prende, questo ti prende. Ok, e la rossa che ci vai? Questo però... qua, quando l'attivi, ti dice dove stanno gli altari. Cazzo. Quindi dove mettere la runa. Ah, ok, l'attivo. Però fa suono, quindi buon momento dopo. C'è un altare qua, vieni. Oh, Mars. Ma chi c'ha la runa, però? Io c'ho la... non credo che vada la mia. Com'era? No, 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 quello che tenevi tu. Ha fatto giù. Da te. Ah, sì, sì. Vieni, Harry, Franco, seguimi. Vengo. Non l'attiva troppe volte, ricordatelo, che sennò il ragno ci mangia. Sì. E tanto ci mangerà 100-100. Non è vero, io ho fatto tutto il coso. Oh, shit. Ma ce n'è una blu, secondo voi va bene lo stesso? No, è un fulmine. Harry, tu perché c'è un fulmine come runa? No, io sono dentro un portale. Ok, buono. Tutti quanti ti vogliono morto, quindi occhio. Lo so, il problema sono è che se l'attivo stanze. Qui dentro siamo in un vicolo piccolo. Madonna! L'attivo fuori. Che merda! Utile però questa. Sì. Sono sopra un filo ardente. C'è il ragno sinistro però. Fra, il ragno, il ragno! C'è il ragnone. Che merdone che è il ragno. No. Cosa, Enrico? Sta andando male? Non lo so. Dai, per favore, non morire. Io spererei di non morire. No, tu gira, salta pure le cose. Io sono sopra un labirinto di sangue. Sì, là dietro il teschio. Un fantasma. Oh, perché brucia? Non va bene, vero, questo bianco? Che sfaccimba. No. Ah, quindi probabilmente sono colori proprio. Sì, ciao Roxy, come stai? La sfiga, ho sbagliato. Il bianco e il blu. Ha preso? Culo. Bianco, blu. No, no. Però... Ce n'è uno, beh, a fesse, ma no, però ho fatto casino. Non trovo l'uscita. Ah, forse così è l'uscita. Hai fatto un botto di casino. Ho trovato anche quello... Quello rosso? Verde. Quello verde, non ci credo. E quindi quello rosso... Ragno di... No, lì no, c'è il ragno dietrissimo. Porca la... Tutto bene, mi fa piacere. Ho trovato, trovato. Hai trovato quello shit. Rosso? Sì? No, io sono... No, no, ce l'ha con me. Droppo la cosa, troppo. Così almeno la puoi prendere. Piglia la runa, ma almeno. Francesco, ma quello mi sta correndo pure dietro a me, mo. Sono qui da voi, ragazzi. Ma è qua, qua vicino lo vedo. Prendilo, prendilo, che lo è vedo qua vedo vicino. Coso. Ma sono morto praticamente un metro dalla gabbia. Aspetta che devo andare a mettere via il coso. Prendi quel coso. E adesso lo prendo. Allora, io resto qui fermo così prendiamo la runa. Ma tu sei rinchiuso? Sono rinchiuso, sì. Ragazzi, dobbiamo pure salvare... Allora, scusa, se posso questo qua. Ho messo un teschio. Arriva da te, Harry? Eccoti, Fra. Non lo so, sono dietro, tu che vedi? Ho fatto una puzzetta. Fra, esci, Francesca! Ragazzi, premete Q. Muoviti, Francesca! Ecco, corri! No, è andato al lato sbagliato. Sì, lo so, ma ho questo oggetto in mano che non lo vorrei perdere. Oh, shit. Lo so che è stato... No, l'ha al lato sbagliato. No, ti prego, non... No, ragazzi. Lì non sono morto. Ma per sempre? Siamo in gabbia. No, siamo rinchiusi tutti e due. Aspettate, mo faccio una provata. Sai che non sai che è bello, però. È bello, sì, ma è duro.
Allora attivo il portale rosso un secondo e vi vengo no, a salvare. No, ci metti troppo, ci metti. Se devi entrare allora vi vengo a salvare. Attivalo, però poi vieni. Ah, si può attivare e non entrare. Ormai sì, io sono entrato e uscito indietro. Vieni qua, Lino, dai. Se a farlo tutto ci metti un 3-4 minuti. Perché non sai com'è la strada. Ahimè. Aspettate. E mentre ma bevo. L'hai preso il teschio tu, Harry? Io l'ho preso, l'ho anche posizionato. Ma anche il mio? Se vedi è no, il tuo non l'ho visto. No, il tuo ce l'hai addosso, credo, se non le puoi buttare. Ce l'hai nel culo? No, l'avevo droppato. Ah, almeno okay, potete allora vediamo. Veloci, veloci. Dov'è il ragno? Dov'è il ragno? Ce l'hai dietro, Lino, ce l'hai dietro! Ma è destra o sinistra? Nah. Vai tu, a sinistra, a destra, via, 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 via! Siamo morti? No, non siamo morti, nessuno. Noi forse, io Francesco. Cristo. Sì, comunque è un po' tostino, eh. Io non so se frase l'avevo attaccata al culo. L'ho attaccatissimo, sì. Vabbè, ho provato a drogarlo con tutto questo. Quindi. L'unico che ancora non è morto sono io. Mamma mia, Lino, che pro gamers. Assurdo. Ma ho trovato io di Dio, ho trovato. E se appena se ne va. Sai che vorrei capire. Di live. Vorrei capire se la luce lo attira o no. E già manca la torcia. Ah, okay. Non credo che lo attira. Non credo che lo attiri. Appena dietro, se ne va un po' fra. Non lo so, lo so. Appena se ne va un no, po'. Questo è quello blu, arriva. Eh? Ok, dove cazzo era andato? Quello rosso? Ah, è quello. Ok, ma andiamo pronto? A prendere. Sono pronto. Credo. Ciao, dico, Fresco, come stai? Dico da dove arriva, se lo vedo. È vado, via, via, via. Spero dov'è il tuo teschio? Lo sai? Eh? Il mio teschio era qua vicino. Guarda, guarda. Era morto qua, lo vedi? Non fa rumore, non fa rumore. Dovrebbe vai, essere. No, ti tu che corri. Non lo so, ho paura. Che paura. No, dietro, dietro, ragno, sì. dietro fra, dietro fra. Io non vedo niente. E questo che cos'era? Era rosso? Sto scemunendo io i colori, rosso, verde, che giallo. Che ti serve, Lino? Ma il cazzo rosso. Ma quello di prima. Eh sì. Porca miseria. Urca, lo vedo. Ho trovato di nuovo quello bianco. Porca puttana. Perché si fa la bubù sotto? Vedi? Ah. Oh, vediamo. Si spaventa. Ah, è qui sopra. Ragazzi, ho trovato l'arma micidiale. L'arma? C'è il ragno vicino addosso a tutti. Porca, ho fatto una stronzata, l'ho tirato. Che hai fatto, Harry? Ho il megafono lì, no? Bellissimo. Usalo. Vai, sfondo la macchinetta così. Però è bello perché lo tiri. Trovo il coso di altare. Vai, trova. No, non lo allontanano, ma anzi lo attirano. Ma io non vedo niente, Harry, mentre non c'ho la torta. Ah. Merda, devo andare qui. Tu metti il secondo teschio tu? Non ti mette qua. Merdonius. No, ho fatto casino, No, fra. Come si, ma ho attirato malissimo. Ho due vite. Cioè, perché ho due vite? Io non ho preso danno da niente, credo. Io ne ho tre. Io ne ho due e non sono mai morto. Come funziona? Entro! Bravo, Lino! Tu corri dove ti apre il cuore. Oh, nome è un platform. No, io sono andato dritto. È un platform. A un certo punto è un platform, sì, devi fare il minchia. E devi fare andare dritto. Abbiamo ritrovato la torcia, chat. Eccoti! Se richiede saltare un gioco è un platform. Mancherebbero. Adesso io ho lasciato indietro una runa, quella con la ricciolino. Non so dove l'ho lasciata, in verità. Porca puttana. Provato la maschera, Pogs. Cos'è questo gong qui? Non lo so. Aiuto. Ottimo, quindi abbiamo due maschere e una che gira. Giusto? Ma sono il signore più forte al mondo. Ho trovato la maschera e l'ho portata. Eccoci. Ce l'hai messa? Bravo, Lino. No, ma ti vedo, portare. Lino, corri via che arriva il ragno. Almeno non lo vedo più il ragno. Cazzo, è qui. Lo faccio. Porca no, la puttana. Faccio casino per attirarlo, niente. Corri, Lino, se l'hai dietro, corri. Lo il tiro io. Platform. L'ho tirato io, Lino. L'ho tirato io. Sei un fico. Grazie. Se richiede saltare un platform, intendevo, padre. Se richiede saltare, lo odio. Stai zitto, Solare, capito? Non ti permettere mai più di criticarmi. Soprattutto dicendo la verità. Non so dove sono andato prima io, però. Mi sono perso. Non osare. La verità qua è bannata, ricordato. Ah, come nei più grandi paesi. Sì. Dai, mi ha acchiappato il bastardone. Ok, messa la maschera. Bravo. Ma il terzo di fra, dove è andato a finire il teschio? Non lo so. Boh. Credo a ste parti qua, perché la...
il sensore. Non me... Ah, ce l'avevo io. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Quindi ne hai messi due? Se ragazzi, se trovate il portale con quella runa che vedete nel mio nome, ditemelo. Qual è? È quella e bianca. Bravo. Ci porto io. Ah, ok. Aspetta che... Voglio vedere però qui che cazzo fa. Dove sta? Ma vola in alto? Sì, che... No. Cazzo, è qui vicino. Ragazzi, che ne sapevo che ce l'avevo io la maschera di Fra? Ma dove sei, te, Lino? Okay. Sono vicino a dove si mettono le maschere. Ok, arrivo, aspettami. Così mi porti alla... Sì, è qui in giro, ma non so la posizione esatta. Ho trovato la runa del fulmine. Bravo. È dentro al tunnel. È dentro il tunnel, sì. Vieni, okay. Harry. Io sono qui dalla prigione. Dove sei tu? La prigione di Iridi. Ti faccio la luce. Mi vedi la luce? Vedi la mia luce? Sì, sì, oh, girati a vedo, destra. Okay. Aspetta che non voglio fare casino. Ti porto io. E intanto eccomi che l'ho portato. Lo sto masterando questo mia, gioco, Lino. Ragazzi. Mi sei... Che sta succedendo? Stai carriando tutti. Ma quindi state qua voi, siete la luna bianca. Arrivo. C'hai il fantasma dietro di te, il cazzillo. Ma ce n'ho quattro. Sto bruciore che ho sentito. Sono quattro che danno morti dietro, mannaggia. Arrivo. È dietro di me. Ma vai, dov'è Lino? Che io sto andando. Harry è qui. No, mi la vedi, è bianca. Tu ma sono tutti via, qua, c'è il ragno dietro, perché tutti qua? Siamo! Ma dov'è? Arrivederci, ma dov'è? Ma io! No, li siamo insieme, Lino! No, siamo nelle backroom, ma vaffanculo! Che culo! Scappiamo, dobbiamo cercare il teschio, andiamo. Ma proprio nelle backroom, ma che sfiga di merda! Ma se uso il megafono adesso, secondo me... No, io lo sto tirando lontano, perché sennò è un casino, ho spento le luci. Ma, oh, Lino sopra di noi, come si fa a passare? Passo? No! Siete morti? No, però cazzo. Ho sbagliato. Non ah, sei vivo? Ok. Sì, sono vivo. Ma perché spendo la luce? Cosa ti ha fatto che di male la luce? E magari c'è qualcuno che ci segue e non ci vede, no? Harry. Chi mi insegue? Non accendere le luci, corri nel buio. Qui c'è una luce rossa, è normale? Boh, vuoi vedere. Ma giusto che nella backroom, sai che succede? Oh, insegue me. Quindi ognuno c'ha una mappa diversa. Tornare indietro questo. Il ragno è là. Non tornare indietro, mai. Ma dove cazzo era? Eccolino! Non la galleria. Prendila, sono dove stavamo prima, la luce rossa, vieni. Sto arrivando. Mi inseguono, muoio. Aia, mi ha ucciso. Ha ucciso, no. No, sono imprigionato ancora. Ma sei imprigionato dove? Ed, mi sa dove ero prima. Sono vicino alle... Fuori, se lui sei dentro te. E l'ho lasciato comunque là in giro il... Ah no, ce l'ho io lì, non mi sa il teschio, ce l'ho io. Se esci sei a posto. Allora, easy peasy, lemon squeezy. Ciao Vitti. Chi è che è qua? Francesco, salvami, ce l'hai provato. Vai via, ce l'hai dietro, vai via. Quanto dietro? Tantissimo. Easy. Arriva subito. Devo fare un imo con Skibidi, non salta. Credo lo faremo mai. Vado via, corri! Non posso più, no, sono rinchiuso ancora dentro. No, allora sta qua, porca miseria, porca. Ragazzi, mi sta inseguendo. Morire, ok, che se c'era con te a posto. No, Lino, c'è un mostro qua. Ah. E Skibidi? Come non è la tua main frase? Mai stata la mia main frase Skibidi Toilet. Mannaggia. Allora, mai. Io sono ancora lì? Qui. È ancora il testa di cazzo. Dovete... Ok, sta andando via, aspetta, piano piano. Aspetta, l'ho appena visto. Allora, se tu... E Skibidi Pog. Hai messo il teschio? No, ok, ce l'ha con me. No, fai una cosa, vai, me lo vedo io qua. Tu vai a fare quel coso. No, io devo salvare Harry. No, me lo salvo io, Harry. Ma ce l'ha con Memo. Lino, siamo tutti e due qua. Manneggia, mi sono davanti. Ragazzi, dividetevi. Lino, latte. Ok, ce l'ha con Lino. Qualcuno mi salvi. Me lo vedo io, Harry. Lino, porto l'avanti. Ma ce l'hai dietro, Lino. Come fai a vedertela te? Lo sto portando via. Ho visto. Ha preso. Francesco, siamo in due. Ragazzi, dai. Vabbè, aspetta che vada via, poi vieni in qua. In qualità di sindaco dobbiamo rispettare il valore dei nostri cittadini. E vedete se c'è un emote di 7 individui Skibidi. Un bel cesso. Che palle, ma sta camperando qua. Niente. No, Harry, Lino... ma tra 7 secondi muori. Lino, ti lascio tutto, addio. No, Harry, non puoi morire. Prendi il teschio, ecco, e la torta se vuoi anche. Non puoi morire. Coglione, cosa fai? Niente. No, sto qua. Lino, salta subito, salta Lino. Ma salta! No, ma lo stavi aprendo, e chi me lo avete detto? Ma basta culo! Io stavo girato. È morto Francesco. Ma stavo girato. Quasi, no. Però.
Quasi. Mannaggia la puttana. E quindi? Quasi. Riproviamo. Dai, riproviamo. Comunque, non so se poi non dopo... è malissimo. Dopo aver trovato il rituale, cosa succede in verità? Non lo penso so. Finisca. Finisce proprio? Allora possiamo sì, finire, sì. Ce la possiamo fare. Non credo ci sia. Ecco, Evenos. Questo è buono. Ho il babbuccione qui. Bravo. È quello che attira il mostro quando lo lancio. Ok. È il fantoccio. Ora quantomeno sappiamo esattamente cosa dobbiamo ma fare. Ma lì non è dove spawna lui proprio, nella zona rossa. Ah, boh, andiamo via allora. Ma magari ci stanno le rune. Chi lo sa? Vediamo se le rune sono anche in posti differenti. Molto probabile. Speriamo, Bibidim. Se no. Mi ero girato, ma che ne so che mi stava salvando, non me l'ha detto. Vuole essere pro player, vuole essere ricordato così. Ma non va bene, frase, vengo ricordato così. È proprio soltanto un giro. Ok, allora, la blu e la gialla stanno insieme. No, cambiano comunque, La bianca in un'altra posizione, cos'è? Completamente. Mi sa che c'è della vita qui, ragazzi. Ma oddio, che fastidio però che cambiano la posizione delle cazzi. Ho trovato, mi sa, non so cosa sia. Oh, porca puttana. Pipo? Una cura, ma non so di che cosa. Forse per le vite, te ne da uno in più. No. Ok, vado a fare la bianca. Ho trovato la bianca e me la vado a fare. Io ho trovato la verde. Non è un Souls Wukong, quindi... non c'è da nulla. Sono un coglione. Wukong con i Souls, like. Aia. No. Ha trovato la bianca, non in quel tipo di bianca. Sì, è più un action. Non so che fa. Sono morto. Non è vero. Sei morto? Rimane a deludere. Non ancora, no, mai e poi cazzo. Mai. Fatti prendere che sono già qua. Fatti prendere. No, mai. Mi sono andato via. Mi ha liberato. Ah, ok, no, che stavo già là. Allora, devo trovare... No, Sekiro è un rhythm game, quindi no. Devo sicuramente, trovare... se proprio vuoi fare di gioco, un Sekiro-like, lui punto. Se vedete game. Quella verde con la freccia, ditemelo, per favore. Io mo devo capire come cazzo si esce dalle backroom. Ho trovato la maschera, ma non ho idea di come si esca. E devi trovare, sì, dall'altro portale. Sì, l'uscita, grazie. Ah, okay. Il problema è trovarla. Ah, ok, scusa. Ho fatto rumore. Ma sono un pistola... coglione. Non lo chiudere del corso. Che cazzo? Sono morto, ragazzi. Arrivo lì, però arrivo. Ho la maschera dietro, quindi sti cazzi. Guarda, aspetta, adesso troviamo il modo di tirarlo. Aiutami, aiutami. Dove sei? Morto. Tu sei allora. Dove? No, non come. No, nella aspetta, gabbia. Aspetta, vai, che io lo chiudo da me. Come hai fatto? Aiuto. Madò. Arrivo. Pronto, Lino? Ma saltare? Che ce l'avete dietro? Sta sì, guardando la luce, sto guardando. Vai, prepara, continua a saltare. Vai. Sta arrivando. Okay, vai. Ce l'avete? Easy. In caso lo tiro io con il fantoccio. Posto? Ok, via, siamo liberi. Sono finito nel tipo. Vai, metti il teschio. E schibidi. Schibidi. Ok, la gialla era ti vicino alla bianca. Stai seguendo, Lino? Mannaggia, bubba, ma perché sembra a me? Uso una tagliola. Una bella... Sì, di carne. Bella tagliola tagliata. Di carne. Cos'è la tagliola di carne? Ma niente, è la trappola quella che si chiama così. Ma è una cosa napoletana? Ma non è niente. Ah, ok. Lui è scemo, quindi già ho capito che stava per dire. Wait. Io comunque sono finito in mezzo, ragazzi, alla neve. Non so come, ma sono finito in mezzo alla neve. Come Ghost? Ma prima c'era... Io non so dove sono, ragazzi. Io sono diventato un fantasma, non so come. Sei un fantasma? Ero un fantasma per qualche secondo. È il mio sogno essere un fantasma. Ti vai spiare le Ma che cazzo sto facendo, ragazzi? Bravo, Fra. È esattamente quello che vorrei io fare. Io, ragazzi, ho trovato un'altra runa, però non posso prenderla. Quella rossa. Perché? Perché ce n'è un'altra sopra, io. Ma ragazzi, ma cosa sto facendo? Ma fammo che mamma di Sima 2. Cosa hai fatto? Che hai fatto? Jumpscare di merda. Tutta la runa del fulmine, però. Fammo...
ho anche il fondo è qui da me, lo vedo. Devi andare sopra le montagne. Poi ti nella palude, comunque, devi andare. Ragazzi, ma cosa sto facendo? Allora, io sto scendendo dalle montagne. Sono in palude. Ciao, calzinone. Forse vedo bravo, il fulmine. L'ho visto. Bravo, è blu. Bravo, vai, vai, vai. Ma stavo girando in tondo per inutilmente. Ottimo. Ti è divertito? No. Oh, porca la puttana. Oh, ridati, non me ne aspettavo queste parole. Madonna. Vaffanculo. Oh. Zuzuis. Porca miseria, mi insegue il merda. Sono nel portabanane. Oh no, c'è un platform veramente, sono pazzi. Chi ti ha insegnato queste parole maledette? Tu, Lino, tu. Ah, scusa, vero. L'hai cresciuto proprio a spane e parolacce. Attirate il pezzo di merda. Ah, DDR4, ma come? Come DDR4? DDR4, la RAM? Oh merda, oh merda. Ragazzi, ho trovato il tipo merda, vi interessa? Tipo di Hulk, no. Sono dentro al Mac. Mac. Ok, sono dentro alla chips. Ah, hai preso il tipo. Ho preso la freccia e so anche dove puoi anche la rossa. Ok. E dov'è la rossa che magari la vado a prendere io se mi dai un'informazione? È sulle montagne. Sulle montagne. Grazie, sulle montagne. Ma le montagne... Con la neve. Ok, ho capito. L'ho visto. Ma quanta... madonna, è esploso un teschio in faccia. Oh, shit. Che buoni veramente, patate. Oh my puts. La e mangio. Come ci salgo sulle montagne, però? Questa è la domanda che si pone l'essere umano. Infatti, dopo il giorno ho iniziato a scalarle. Sono morto. No. Bravo, Fra. Salvalo. Non lo vedo io, Francesco. Ti salvo. Non è vero. Ma mi sono esplosi 8000 dischi in faccia. Salmone, non mi vedere. Sono piccolo, anziano, minuscolo. Calamoia. Ma dove si arrivo qua, a salvarti. Mi si salva Lino. Adesso Salvatore Aranzulla. No, si chiama Pasquale, non Salvatore. Vuol dire che non sono in grado di salvare i miei compagni di scuola? No, tu sei... Ti sto salvando, Francesi, in questo momento. Sono uscito! Bravi, ragazzi, scappate. Seguite te, Francesco. Ma come arrivo con il teschio. Perché in alta c'è il teschio di merda. Andiamo a cercare altri go. È bello questi schimmi di toilet, complimenti. Ma ce l'ho dietro, ragazzi, dai, mettete il pipo. Mi ha ripreso. Vabbè, Frangi, mo ritorno. Aspetta un po'. Ma... Ciao, Giotti, buonasera. Se ce l'ho subito dietro le chiappe è un casino. Ma quindi c'è il danno da caduta? Boh. Divano? Divano da caduta? Chi è? C'è il danno da caduta o no? E che ne so chi? Io? Il danno male. Il panno. Sei morto? Sì, sto qua. Il panno da caduta, il paracadute. Frangi, dove sei? Dove sono qua. Ma mi vedi? Due ma non sto là, sono da parte, sono più celle. Sono nella ovest, alla tua destra. Ti vedo, Francesco, ti vedo, arrivo. Ti vedo, ma non eccomi. L'avevo capito, ma nessuno l'ha detto. Muoviti, vai! Aspetta, non posso saltare ancora. Faccio le puzze! Salta via! Sono sotto le puzzette! Mi cago addosso! Ma sono sempre dietro! Aiuto! Mi cago addosso, ragazzi! Ma come si fa a cagare addosso? Cagatevi addosso! Ma lo tiro con stronzo! Avete cagato? Hai cagato? Ma... Hai cagato? No, Francis! Ma non va! Ma perché? Perché avete sospeso solare? Cosa ha fatto? No, sono di nuovo in gabbia. Vabbè, ma ce l'hanno come che sono nero. Nino, aiutami, scorreggia! Scorreggio! Bravo! Scorreggia un po' che arrivo da te. Non è vero, muoio io. Ma cosa ha fatto? Mi sono che perso. Palle! Sto girando in tondo, ma non va via! Dio, salva me mentre va Harry! Salva tutti e due! Ma Francesco, arrivo! E c'è poco no, a fare! No, siamo liberati, siamo no! Aspettate, ragazzi, arrivo! Il gioco è molto carino, solo che è super arduo. E non è un gioco facile da fare. E in tre stiamo sucando, perché... Il problema è che campera le uscite. Però che mi sta piacendo. Ha espresso un pensiero. Come si è permesso? Tu che ti stai muovendo là in fondo. Aiuto. Certo, sto arrivando ad aiutare. Sì, no. Non lo vedo io. No, siamo separati io e Francesco, eh. Allora, ecco, io non vedo niente comunque. Ce l'hai dietro. Vattene.
Ti prego, dimmi che non ce l'ho dietro. Ma ce l'ho sempre dietro, ma come dovrei scappare? Tanto è attabbato, non l'avrà nemmeno notato. Cosa? Niente. No, c'è il ragno! Vai! Resisti, vado! Ma ripreso, scappa, scappa che mi ha ripreso di nuovo. Via. Sì, Cato, siamo degli oetti. Ma pesce, mamma da. No, ragazzi, è un problema. È dentro la gabbia. È dentro la gabbia con me. Come è la gabbia? Lasciamolo lì allora, vinciamo così. Ma posso, Francesco? No, lui aspetta. Si tippa. Lui si tippa, ma tippate da che parte uno... E uno mi salva. Ma qui! Faccio le buzze! La presa ha mangiato da fuori? Sì! Ma dimmi no, che non sei con me qua. Almeno. Sei con me? No, sono separato. Ok, Lino, vai a salvare Henry che è lontano. Arrivo! Ma che cazzo stiamo combinando, ragazzi? Gli scorreggio in faccia, se lo distraggo. Vai, cagati addosso, petalo. Henry. Franco. Poi fa anche la nube verde. Annusa. Forse adesso se fai rumore lui adesso arriva anche se è andato da dentro. E non fa rumore le puzze di vino. Arriva fra? No, ragazzi, la guardiamo sta staffa a mettersi qui, tre qui, maschere corri, del corri. Merda. Ma dove sei andato? Un pomodoro, penso che sono più no. Ma arrivo, fra, quanto arrivo. È duro, non scorreggiare, che è questo? Sì, te, ok. Ma quanto è duro, però, quando... Ragazzi, sono in galera. Lasciatemi uscire. Dov'è? Via. Ciao, i buff. Da questa prigione. Vai di là, Lino, di là. Ma di qua, Lino. Dov'è? Non voglio stare in galera. No, cioè, è fra dietro, fra dietro. Sono ma niente, salta, Lino, salta. Sono una patata. Non riesco a saltare. Ma come una saltata? No, lo scopo del gioco è fare sesso con i ragni. E no. Sono una patata. E ne sono per... Marino! Lasciatemi uscire. Ma start! A posto? Con una patata. Siamo tutti fuori? Correte! Siamo fuori dalle patate. Del no, divertimento no. Qualcuno c'è la runa blu? No. Ma no, l'ha visto da 8 milioni di metri. No, se mi picchierà da vado di vendere la patata. L'ha presa a te? Ha preso, sì. Allora era Lino che stava... No, dai, Lino l'ha portato da me però. Mi sono una patata. Una patata in gabbia. Non una patata da pelare. Vabbè. Lasciatemi uscire. Allora, il ragno è qua che mi cambia. No, se ti non voglio adesso. Stare in galera. Questo è un vi cretino. Prego, pelatemi. Pelatemi. Non voglio farmi al forno. E per piacere, con una raba si porta una. Che ti ridi! Oh, ma... che ti ridi! Sei bel bigolino! E tu? Oh, marone! Arrivo! Che sono fatto? No, sono dietro, niente! Vabbè, dietro, davanti, sempre qualcuno lo devi prendere, per favore! E te? Perché non essere lui? Vino pronto, vai! Schipiti, Lino! Salto! Salto duro! Se mi prende di nuovo, uè, mi rotto cazzo. Togli la luce, Lino. Te la prendo. La luna, la luna. A me nessuno mi prende, sono io. Lino, corri. Ma siete ancora là dentro. Ma Oda. Eh? Fatta la tecnica di carata. I am the one who died. Chi sei tu? Non ho capito chi è. Ma mi ha preso... No, Lino! Another time! Lasciatemi cantare! No. Ah, sì, io sono una patata... Arrivo, Lino, preparati, eh! Una patata da dai, pelare! Dai, patata da pelare! Vai! Preparati, vai, pronto, via! Ma qualcuno vai. È entrato nel portale corri qua via. Vicino? Via, Lino! E dietro! Io scappo! Basta! Togli la luce, togli la luce! Ma era spenta, me l'hai fatta accendere, gli davvero! Okay, allora c'è il platform che qua lo lascio a chi vuole.
Nella palude. Nella palude. Se ne porta la pelle. Non so neanche come arrivarci nella palude. Allora, ci arriverai. Tra 5 minuti non troviamo cosa dobbiamo fare. Io spacco lo schermo. Ma lo sappiamo. Io sono una runa spirale. Ho capito, però troviamo il pipone. Dove sono forse, i pipi? Forse ho visto dov'è il portale. Lo faccio. Vai. Vai, fammelo. È quello rosso? Sì, quello rosso. Arrivo. Quello rosso l'ho trovato anch'io. Aspetta, orca la puttana, no! Harry, non ti permettere mai più di fare mai più, questo. Mai più, mai più, mai allora, più. Io ce l'ho qua il mostro. Dai che scappo nel portale, fanculo. Harry, ma ancora? Ma quindi che cosa rumore. Manca? Oh, madonna! Che cosa manca, ragazzi? Voi ce l'ho una spirale. Il pom 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 pom. Cosa manca? Cosa dobbiamo fare? Ma dove cazzo devo andare qua nel deserto d'inferno? Avesse mamma, do sto ragno e sfaccim. Ma io dove sto? Ma vista, ma vista, ma vista. No, ragazzi, mi ha visto. No, ma vaffanculo tu! Parla con te, Lino, eh? Eh sì, prima me è venuto! No! Faculus! Come? Ragazzi, lo distraggo io. Voi fate qualcosa, per amor di Dio. Vaffanculo. È caduto. Lo sto distraendo. Dun 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 dun. Ma come cazzo? Non è possibile il parkour, ragazzi. Anche tu sei morto? No, sono l'ultima vita. È quello lì tipo nella lava. Perché io l'ho fatto first try. Ma tu sei rete platform. Ma non è possibile, Lino. E separiamoci, per amor di Dio. La mappa così grande non trova nessuno. Ok, ragazzi, come l'apro sta porta di merda? Con i tasti. Uno, ma due, tre. Cazzo sono? Vabbè, ma ragazzi, ma erano pieni di teschi. Sono morto. Ma c'è un portale aperto, chi l'ha fatto? Nessuno, vai, quello, quello platform, vai Lino. Vai, quello platform. Vai, me lo vedo io. Però io sono rinchiuso. Oh no, ma questo non è quello che ho fatto. Sono morto. Come sei morto? Non è vero. Ma che devo fare qui dentro, ragazzi? C'è il caffè. C'è il caffè. Ma non c'è nessun tipo di platform. È una landa desolata. Piena di zombie. Dove sei? Non si capisce dove sei tu. Sono morto. È morto. Sono in galera. Io sono... Lasciatemi andare. No, ancora, basta. Con la chitarra. In mano, no. Sì. Lasciatemi andare. Non è una patata. Sono una patata da pelare. Anche. Non è a caso, ho trovato il portale giallo. Lo apro un secondo. Vai, fallo. No, fallo no. Devo trovare a voi, però. Ma secondo me è morti tutti. Ok, morti, questi nella zona rossa. Una mappa, potremmo andare una mappa comunque. Non c'è una mappa, magari sapete dove stiamo girando in tondo da 40 minuti. Eccoti, Fra. Preparati, che si parte ora. Via, 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 via. Dove sei? Sono in galera. Dove sei? Vado in quel portale che vedo. Vai, vai nel portale tu. Dove sei, Lino? Aiuto, qui. Non t'ho visto. Lasciatemi pelare. Perché sono una patata. Patata, fai un po'. Sei qua. E mi piace l'olio. Ho sbagliato, coglione. Coglione. Salto, Francesco. Salto. Vai, 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 avanti, 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 forza. Tutti vivi. Vai, fateli voi le cose. Sì, sì, tutti. No, sono morto. Sono morto. Ma che è questa porcheria di roba? Aiuto. Ma che stai facendo? Ma uno si può nascondere e basta. Sono dentro un cazzo di intestino. No. Buono. Ma che buono. Ah, sei dell'intestino, sei quello che ho fatto io. Allora, scappa sempre. Ogni cosa ti vuole uccidere lì. Ma dov'è il teschio? È nelle strade. Per trovarlo. Fai il percorso. Dove sei? Fai luce. Ma lo vedo. Non mi vedi? Ma sono lontano da te, credo. Dove sta? Ma Francesco dov'è? Io sto... Ma sei morto o vivo? No, sono vivo, sei sono vivo. Ti stavo cercando. Perché non mi hai chiesto se sei vivo o morto? Avevo dato per scontato che fossi morto. E invece, ma easy. Se c'ha, trovato, rega, trovato. L'ho fatta. Sono ancora un po' dietro. Ok, no. Quindi ce ne mancano altri due.
Sì, manca quello già aperto con i teschi, esatto. E un altro. Lo fate voi perché è difficilissimo. E non ho capito dove bisogna andare, il problema è quello. Francesco l'aveva già fatto una volta però. No, io ho fatto quello che ha fatto Moerri. Scusa, quindi quello lì del platform nessuno l'ha mai fatto? No, perché ce ne mancavano prima. Ah, cazzo, e allora tocca andare. Qualcuno c'ha la runa rossa? No, ma era sopra le montagne. No, noi l'ho fatta la runa rossa, mi sa. No, perché io sono qua davanti il totem della runa rossa. È vero, è vero. La luna rossa è quella del platform strano. Fagli vedere come si fa, vado. E quando lo attiviamo? Sono completamente perso. Io comunque in effetti ho il coso, vedendo dove sono. Non vedo. Io col radar non vedo le rune. Dove cazzo sono? Tu c'hai il radar. No, il radar. Ma vedi le chiavi. Che bello che lo spaventapasti. No, guarda, si vede le rune. Con l'altra vedi il portale. Che paura, sti zuzzusi. Merda! Ma sono dietro il cretino. Il problema è che dovrei trovare mo il portale rosso. Buonanotte. Cioè, questo è il problema più grande in questo momento. Io provo a rifare quello con i teschi. Ecco, ma tu spiego. È in coppa una capanna. Beh, grazie. Ma poi anche te lo spiegare. Non so come arrivarci. L'ho trovato, non è vero. L'ho trovato là da capanna. Dove mi devo infilare? Sono in un cimitero in questo momento. No, non è il cimitero. Ma tu sei per la runa o il... È là. Non lo so esattamente che sto cercando. Mi faccio sto di cercando speed, uno scopo di vita. Bene. Vai di speed. Vabbè, ci sta. È una lattina buona. Bevanda energetica. Ma sta qua, dammelo. Sì, sì. Bevanda proprio energetica, lo speed. Oh, ho trovato il megafono. Bravo, urla, canta. Lasciatemi cantare. No, questa è una protesta. Sono una patata lessa. Vogliamo l'adeguamento di lasciatemi stipendio. Lasciatemi cantare. Siamo troppe ore. Come cazzo si entra in questo posto? L'identità digitale, esatto. Scusa, ma che zoom fa? Tu sei nel portale. Io sono in quello dei teschi che ti sfreccans. Trovato la luna rossa, ma sono incredibile. Non capisco dove si entra per il portone di metallo. La luna rossa, quindi ora ci manca solo quello rosso, praticamente. Sì, Cioè, se è... Ok, l'ho trovata, fra. Ho sbagliato, sono morto. Non è vero. Sono il mostro che mi insegue, non ci credo. Sono il mostro che mi insegue. Sono morto, ragazzi. No, fra Harry, che dici? È impossibile. Sono caduto dentro la lava. Porca la miseria. Allora, fra, sai dov'è il coso rosso? Dove c'è la falegnameria con la sega? Sì, là c'è la capanna. Esatto. Io sono il coso rosso. Quindi tu vai là. Posto. Quindi ci vai? Salvo Harry, sto qua vicino, guarda. Ah, ok, salvo Harry, aiuto. Ok. Cazzo. Harry, velocissimo che ce l'abbiamo alla mia sinistra. Per il portale. Arri, arriva la tua destra. Vai, corri. Perché così manca letteralmente solo il tuo e quello di Harry. Mi sa che sono morto ancora. Se mi vedi, no, sei fermato, mo sembra fermo. Sei l'unico che può farcela. Non è vero. No, Harry, davvero. Il king del mi devo ricordare dov'è. Ah, forse qua su. Fra, tu vieni qua? Sto cercando di venire a te, sì. Ok, Optimus. Io vorrei capire che cosa faccio quando sistemo l'autobus. Forse boh, alla fine ce la te ne vai. Oppure per attirarlo, semplicemente. E magari si tipo una cazzata. Ho ritrovato comunque il portale, mo ritorno. Bravissimo, Harry. Vedo del l'avevo legno. Detto, eri l'unico che poteva farcela. Vedo delle cose verdi, allora sei partito qua. Porco, è vicino all'autobus. Non vicino ai televisori, quindi. Sì, vicino ai televisori, bravo. Ok, sono i televisori la vedo. Allora, adesso, dove devo vai, andare? Vai, vedo. Possiamo attivarlo, almeno. No, vai, buttatici proprio dentro. Sì, poi ci entro, ovviamente. Andiamo su qua. Ah, va, fanculo. Corro. Come trovo sta luce, ma secondo me non lo attira. Capì? Secondo me non lo attira. No, si entra dall'altra parte. Vai, vengo con te, fra. Ma lo posso attivare anche da sotto, qua. Sicuro che sono più mostri, sai, non lo so. Mamma mia. Ah, tu dici che poi continua e c'è altra roba? Non so. Può essere, Ho trovato la via. Franco, entra, c'è il mostro. Ciao, Grizzly. Ma no, è saltato sopra, io non voglio andare sopra. Porca la puttana. Che cazzo di merda.
Ma che bastardo, no, cretino! Non mi inseguire! Mi rompe tutto! No, sono morto! Ho rotto tutto! Come sei morto? Sono morto. No, ragazzi! Grazie, Grizzly! Tu dove sei? Ma adesso provo ad aiutarvi. Come in Finlandia, bellissimo! Eccolo, eccolo! Come è andata? Sono fatta! Eddie. Se metti te schiari, fammi il chiappone! A me allora, sono uscito. Merda. Non so dove... Ah, sono di là i teschi, ok. Vado. Sì, ma non... Non mi può prendere qua sotto. L'ha preso già. Ma no, mezzo secondo. L'ha preso. Grazie mille, Grizzly, no, grazie mille, Iron. Benvenuti. Dai. Ma siete insieme voi due? No, separati. No. E forse anche meglio, secondo me. Può essere. Ok, vedo metti prima il teschio, vado... così... Hai rimpianto l'Italia ogni metto giorno. Come mai? Teschio, è molto diverso, immagino. Fai rumore quando lo metti? Eh sì, un rumorone. È qui, no. Proprio dove sono io. Allora, se da lì non può essere da me. Io ho 56 secondi. Arrivo, ok, Lino, vai. Quando esci, vai a salvare Fra. Vai io? Arriva, muoviti, Lino. Sei uscito? Lo salvo! Bravo. Salve Francesco. Ciao, Marius. Ero dietro il culo del mostro. Mi alleno, Francesco, mi sta pigliando mostra a me. Allora corri, 30 secondi, ha preso Lino. L'ha messa anche da me. Da te? Ok, aspetta. 30 secondi, anche se lo esco mi riprende, almeno non c'ho più tempo. Ti provo, aspetta. 20 secondi. Dove siete? Siete là? Grizzly. Corro più che posso. Sta roba. 14. Non no, vuoi siete quello, vi vedo? No, sì, eccomi. 4, quando... Ragazzi, dai, uscite da 1, 2, 3, 4! Uscite! Dai, via! Via tutti, via tutti! Adesso! Ciao, insegue. Missa! Lino, corri, Lino, corri! Io raga, ma nel cespuglio diventate invisibile, vi nascondete! Ah, mi sa di sì, perché non vi vedo! Ma quali cespugli? Non lo so, ma mi secondo me c'è la cespugli! Ma io rompevo. Ragazzi, manca un teschio. Per manca un di teschio Dio. Del portale aperto. E dov'è il portale? Quello rosso. È quello rosso. Ma non so dov'è, però. Dove sta la segheria? La segheria è vicino al portale. Zona verde. C'è una lampada verde. E c'è. Sei il mio uomo preferito. Io vedo uno con la luce. Arrivo. Anch'io vedo uno con la luce. Chi è? Siamo tutti noi. Uomo luce. Lino. E dove sta la lanterna verde? Sono sbaglio? Lanterna verde e poi i televisori, sì, è lì. Va, andiamo. Io con te. Ma sono questi qua i cespugli? Sì, questi cespugli. Qua. Vedete qua. Ah, io mi nascondo, arriva. No, cazzo, arriva veramente. Ehi. Impossibile. Ah, allora così è molto più semplice però, mamma mia. Ma che poi lui li rompe i cosi. Sì, infatti poi sono da Lino. Merdone. Sì. L'ha preso? No, non quello nella no, se ne va soltanto quando uno triggera qualcosa. Ma cioè, comunque come va? Come sta? È difficile il livello. Quant'è lontano il coso? Ma è vicino alla lanterna. Che poi vedi le televisioni e lì vicino vedi una luce rossa. Vabbè, andiamo però, piano piano. Io mi infilo, ragazzi. Arriviamo anche noi adesso, siamo tutti insieme. No, i televisori fanno un macello, No, no, ragazzi, se andiamo tutti e tre insieme... Qua arrivi. Se muore uno non possiamo fare niente. Ah, sì, esatto. Vai. Vai lì, no. Questo? Ma questo è super easy, l'ho fatto prima. Vai, fallo e corriamo via. Ci nascondiamo vicino ai cespugli, metti che muore, lo salviamo. Oddio, l'ho fatto prima, questo non significa che riuscirò a farlo anche ora. Però, vabbè, oppure se Lino esce possiamo attirarlo al televisore, Lino va a mettere il coso. Ciao Ciro, bentornato! Infatti sono morto. No, vado a farlo io. Voglio salvare Lino? Ma come sei salito te, Lino, scusa? Da dentro. C'è l'entrata. Da dentro, figurati. No, però prima l'avevo fatto bene. Grazie mille, salvare Lino. Ho sbagliato. Io... Lasciatemi andare. Sono una patata. Una patata lessa. Ok, l'ho tirato. E io non so, non guardo da lì. Ora entro dentro il portale. Ok, è entrato. Guarda lì. Vabbè, questo non l'ho mai fatto, aiuto. Siamo in panico. Ma è facile, salta. Però le piattaforme si rompono, Ah, ok. Novità del canale. Vai, Alessa, il più forte dei forti. Guarda Alessa, dove cazzo sei?
La senti? No. La puzza di merda? Ti vedo, ti vedo. Ciao, buon. Come la puzza di merda? Oh! L'ho quasi fatto, ragazzi! Dai, bravo, Falco! Prendi tutti i teschi, bellissimo! Fatto! Salto! È fatta, ragazzi, abbiamo vinto il Napoli. Dobbiamo metterlo, però, eh. Però dai, siamo tutti... Vai, ti aspettiamo qua. Franco. Vogliamo fare, magari, che uno sta vicino al pulmino, magari lo ripariamo. Metti che si blocca per un minuto, lo ripariamo subito nel pulmino. Cazzo, è a ritornarci al pulmino, ma mica mi ricordo dove sto. Ok, lui bandino. È qui, mo. Sì, è simpatico, Grizzly. Lui davvero si... Chi cioè, quantomeno funziona. A me, sto arrivando. A me. Che non è okay. Detto che funzioni lo sti giochi. Sì, siamo pronti, ragazzi? Vai, metti, vediamo che succede. Guarda come a me ha preso. No, tu lì metti, no. Il test, metti il testo, metti il testo. E poi arrivo da te. Che succede? L'hai evocato lì. Bloccato, ragazzi. No, grazie, non è bloccato. Salvatemi. Sì, sarà bloccato. Non è bloccato, non è bloccato. Non è bloccato mai. Henry, scappa. Dove sei, Lino? Dove sei? Sono qui. Tiki, 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 tiki. Ecco, ecco, almeno... No, sto tornando indietro. Non capisco che bisogna ragazzi, fare e adesso. Ora che cazzo dobbiamo... Forse il pulmino lo dobbiamo sistemare, ragazzi, ce ne andiamo. Non è che dobbiamo tenerlo il più possibile lì? Ah no, sono dei pulsanti! Lino, ti salvo! Fra, tienilo un attimo! Ma che dobbiamo fare con i pulsanti? Premere i pulsanti come quello delle gabbie, per ogni teschio. Merda, ma tu sei pazza! È uscito, Lino, esci? Ok, vai, facciamolo, premiamoli. Ok, l'ho premuto, e quindi? E qui da me! E spremi gli altri! Guarda, dove stanno gli altri? Ma sono... Ah, basta che ci passi intorno. Sopra! Sì, basta che ci passi sopra! Vai che sono dietro i ragazzi! L'ho premuto vai, uno, vai! Abbiamo fatto tutti? E ora? Beh, credo di sì! No, ce ne manca uno! Vai! Quello dove sta il mostro! Ok, ok, sì, allora... Te, Lino. Vai, Fra, fallo tu che a me sta inseguendo! Sono ah, io no, qua. Ma lì dobbiamo essere veloci, si spengono, ragazzi! Vai, vai, io ci sono, vai, facciamoli! È morto! No, tornato, no, è tornato. Non è morto, ce n'è uno acceso, spento. E quindi? Ma porca la mignotta, dobbiamo tenerli accesi tutti quanti, ragazzi. È perché si spegne. Ma mi è spawnato in testa, ragazzi. Veramente in testa mi è spawnato. Ma non ha senso sta merda. Non capisco. Però ogni volta che non lo usiamo, lui si tippa, no? Sì, ma forse deve provocarlo. No, ok, fatto! Bravi. Bravissimi! Dove sei, Lino? Salvate anche qua. Sì, sì. È andato? Ecco, arriviamo. Che cazzo? Abbiamo fatto ora... il rituale. Che cazzo significa, mo? E ora? Ah, l'uscita. Vai, ragazzi, corriamo. Dobbiamo muovere, sta esplodendo tutto, mi sa. Andiamo l'uscita. Ma che fico, però. Che fico, veramente. Abbiamo vinto! Abbiamo no, vinto! Cretino, no, che arriva un altro. Oh no, che cos'era quel suono terribile che ho sentito? Ma che ficata! Noi siamo andati all'autobus. Dobbiamo ripararlo adesso, non è che da poco tempo e moriamo? No, ce la facciamo! No, una già l'ho fatta, è finito praticamente. Era questo? Ecco. Posto? E? Altro? E siamo qui, eh? Qua, qua, dietro! Di lato? Oh, merdonius! Ma si può fare in combo? Non ce l'abbiamo fatta, no! Dobbiamo farlo in tempo. Però siamo ancora qua, possiamo, eh? Almeno possiamo, morto. Ragazzi! No, ma siamo morto. Morto, sei vivi! Sei vivo! Io sono vivo, ragazzi! Sono morto. Non l'abbiamo caricato. Fatto, dai, abbiamo vinto. Io però voglio vedere adesso come fa a finire. È così, finisce che scappiamo con il fumo, Harry. Facciamolo, vai! No, Harry, col cazzo, che facciamo? Tutto quanto, non vai, vai, facciamolo! Ma è rimasto. Ripariamolo, faccio, ripariamolo. Si ripara il furgoncino e finisce così. Ripariamo il furgone. Che infatti. Triste. Arriva, veloci. Abbiamo riparato il furgone. Allaghi. Non si può fuggire. Oh no. Vabbè, che cosa ti aspettavi? Che finiva? Volevo vedere la fine, volevo vedere. È finito. Dai. Bello, bellissimo. Emozionante. Carino. Ma mi è piaciuto. Oh, gratis poi, non abbiamo già andato le chiavi, quindi va più che bene, dai. Ma buono. Voi che fate? Metti un video per il finale. Aspetta, com'è che si chiamava? Vediamo il finale, dai. Panic in the Woods. In the Woods gameplay. Esiste un full gameplay? Ma non è penso. Panic in the Woods.
ecco il finale. Faceva vedere semplicemente l'immagine del furgone che se ne va. Da riproporre non credo. Riproporre addirittura. Beh, con una mappa nuova io lo riporterei. Oddio, magari sì, con una mappa nuova potrebbe essere simpatico. Sì. Se ragionano, finché se ne frega. Sì, sì. Sì, ma sì, comunque sì, in tutto questo potevi anche mettere in prima persona o no? Ah no, forse no, era solo con prima persona. Fa vedere dentro che andava... Sì, ci siamo veramente persi 10 secondi di gioco. Sì, 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 dietro. L'avevamo fatto e che ci siamo imballati, ma di fare un'ora di sta roba... No, no, un'ora per fare quella roba. No, no. Anche evitare. Ma buono. Ragazzi, vi ringrazio per la compagnia. Ma voi che fate? Io continuo. Tu continui, va buono. Tu fra? Non so cosa fare, ma continuo. No, metà stacco, secondo. No, pure io sì, pure io mi fermo, va bene così. Va buono. Grazie amici per la compagnia. Grazie mille per la compagnia. Ciao. Alla prossima, ciao. Bye bye. Ciao. Allora. Ragazzi, il gioco super carino, sono contento, mi aspettavo qualcosa un po' di più. Figato, mi dispiace per il finale, perché secondo me ha un sacco di potenziale il gioco. È davvero un sacco di potenziale. A sto punto, ragazzi, noi ci fermiamo qui stasera, che tanto sempre che fare. Volevo fare un po' di cose di Lethal, ma in due la vedo anche dura. È peccato per quel finale, però sai cosa, ce lo faceva prima, era per un motivo, ma secondo me se trovavamo subito che era dietro, lo facevamo ed eravamo salvi. Sai che se lo trovavamo subito era a posto. È stato un peccato, dai, però mi sono divertito. Preparo il ride ad Enrico. Perché noi ragazzi ora sono sì, ci fermiamo qui. Io vi ringrazio tutti quanti per la compagnia. Grazie a Drevus per la socialone. Ragazzi, vi ricordo che per entrare non c'è bisogno di sub o altro. Vi do un grossissimo bacione. Vi auguro buon fine settimana. E vi do appuntamento da lunedì. Ci spariamo un po' dei nostri simulatori. Ciao belli!